diciamo, l'errore.100% gioco di squadra. Banca Marche, accende sane passioni. Infissi Design migliora la qualità del tuo mondo. Area Sport Service, ad ognuno il suo campo. Clean Car, con l'Inpo pulito come nuovo, senza acqua. Civitanova Marche. Monini Clemente, Piane di Falerone. Campione, si nasce. Limonta Sport, playing on a dream. Buonasera a tutti, quindicesimo appuntamento stagionale con la nostra trasmissione. Dunque il maltempo, come certamente saprete, ha condizionato soltanto in minima parte questa domenica calcistica. Tanti rinvii, ma come vedremo soprattutto nelle serie minori, Macerata a parte. Consueto breve riepilogo in apertura, pessima prestazione in Lega Pro del Fano, la peggiore dall'avvento di Massimo Gadda sulla panchina Granate, dal Mancini passa anche il Casale, cioè la squadra che occupa l'ultimo posto in classifica in coabitazione con il Milazzo. Quattro gol di Stefano Tagliarolle ed il San Cesario sbanca Ancona, regge il passo dei romani la San Benedettese che nella ripresa ha avuto la meglio su un'ostica Vispesaro, risale alla grande appunto la Civitanovesa, la quarta vittoria di fila, 2-1 al Polisportivo contro il San Nicolò, pari per la Jesina e la Recanatese, quest'ultima a Roma con il Fidene. Maceratese, come accennato, bloccata in casa dalla neve con la Strea. In eccellenza rinviate le gare di Cingoli e Corridonia, a provare a reggere il passo dell'irresistibile Matelica, resta la Biagio Nazaro Chiaravalle, comunque a meno 10 in classifica. Impresa dell'Urbinelli che batte la Fermana, questi gli argomenti di cui ci occuperemo stasera, rigorosamente in diretta. Molti ospiti sono arrivati, Giulia, altri stanno arrivando. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Questa sera sono con noi per l'eccellenza i giocatori insieme al dirigente della Cingolana, le andiamo a presentare, si tratta di Gabriele Bonsignore, attaccante. Buonasera. Insieme a Monaldo Mazzieri, team manager della Cingolana. A breve ci raggiungerà anche Davide Testa, attaccante. A completare il quadro invece abbiamo Gabriele Morganti, che non ha bisogno di tante presentazioni, noto tecnico marchigiano. Buonasera. E per la San Benedettese c'è con noi Cristian Pazzi, attaccante. Buonasera. Ed un carissimo saluto anche al nostro Giuliano Gubinelli, che ci parlerà diffusamente del campionato d'eccellenza e ovviamente nel suo servizio anche del capitombolo dell'Ancona contro il San Cesario.
Subito Cristian, una domanda, parlavo di gara difficile contro la Vispesa, la squadra che si è dimostrata ostica, che vi ha fatto soffrire soprattutto nel primo tempo. No, è vero, ma lo sapevamo già perché la Vispesa ha dimostrato fino ad oggi di fare un ottimo campionato, di avere dei giovani validi, è un'organizzazione quasi perfetta. Penso che oggi ci voleva un'ottima samba sul livello del gioco, forse un po' meno rispetto alle altre partite, ma credo che sulla vittoria non c'è nulla da dire, perché poi alla fine col gol di Shiba, alla fine proprio della partita, penso che abbiamo poi legittimato il risultato. Quanto ti ha sorpreso questo risultato roboante del San Cesareo ad Ancona? Poi ti rifarò la domanda dopo aver visto il servizio. 2-0 in vantaggio della squadra dorica, poi 2-4. Difficile da spiegare, perché poi l'Ancona comunque sia per la squadra dorica era una partita importantissima, era un treno importante. Perdere così credo che sia difficile da digerire. Adesso dipenderà dalla società quello che vorrà fare, no? Penso che questi momenti sono momenti particolari. Complimenti a San Cesareo, che sta dimostrando sicuramente di meritare il primo posto. Qual è il risultato che voi magari nello spogliatoio auspicavate da questa partita? Forse il pareggio? No, oppure nessuna preferenza? No, nessuna preferenza. Credo che il campionato sia a metà e sia ancora davvero lunghissimo. Penso che il giorno di ritorno come se fossero due campionati. Ufficialmente però da questa sera possiamo dire il San Cesareo è candidato alla vittoria finale, se ancora qualcuno aveva delle perplessità. Se qualcuno l'aveva. Io sinceramente conoscevo questa squadra e sapevo che comunque sia quel risultato che noi facemmo all'inizio del campionato, della terza partita, che fu anche un po' criticato, molto criticato, ma noi sapevamo che questa squadra è una squadra ostica, forte, organizzata. Certo, vederla lì davanti sinceramente non ci pensavo neanch'io, però ha dimostrato, e sinceramente forse in questo momento l'ha meritato, quindi complimenti a loro. Non c'è dubbio, e tra le note negative del fine settimana anche la sconfitta dell'Ascoli, netta a Verona. 3-1, bella la reazione, ma pessimo l'avvio di partita della formazione bianconera. Vediamo il servizio. Questo è il mio cuore. Questo è il mio respiro. Questa è la mia casa. Questo è il mio sogno. Questa è la mia famiglia. Questa è la serie B-Win. Un approccio completamente sbagliato ha condannato l'Ascoli ad una sconfitta a Verona pesante per la classifica, dopo un match che, visto l'andamento, poteva avere un esito diverso. I bianconeri, infatti, sotto per 3-0, hanno prima accorciato le distanze e poi messo alle corde gli scaligeri, sfiorando più volte la rete che avrebbe riaperto la contesa. A quel punto, fiutando il pericolo, Mandorlini si è opportunamente coperto, portando a casa il successo. Al Bentegodi, teloni e spalatori permettono il regolare svolgimento del match. Prima azione e Verona in vantaggio. Trascorrono appena 23 secondi, l'Ascoli praticamente non tocca palla e la formazione gialloblu è già in vantaggio. Seguiamo lo sviluppo di questa azione con la palla che viene manovrata da Bojinov. Vediamo il giocatore bulgaro che riesce ad aprire sulla destra a Gomez. L'argentino rimette al centro proprio per Alfredson, che sfrutta la finta di corpo di un compagno e di sinistro batte Guarna per il giocatore islandese. È la seconda rete in questa stagione, si conferma come bestia nera della formazione bianconera. Rivediamo proprio la finta di corpo di Cacia, la botta di sinistro che va ad infilarsi nell'angolino. Quindi Verona in vantaggio dopo appena 23 secondi di gioco. La risposta dell'Ascoli affidata a Zaza al rientro, il giocatore di Policoro, palla che sfiora il palo alla destra di Rafael, che sarà un grande protagonista di questo match. Calcio di punizione di Bacinovic, perfetto lo stacco di testa da parte di Juanito e il Verona è già sul 2-0 al nono minuto. Vediamo i giocatori dell'Ascoli completamente fermi, alzando la mano per una presunta posizione di fuorigioco di Gomez. Per l'arbitro, il signor Borriello di Mantova, è tutto regolare, quindi la partita è davvero già segnata dopo 9 minuti. Ancora Alfredson, di nuovo il suo sinistro, questa volta completamente fuori misura. Ricordiamo che il Verona è saldamente al terzo posto in classifica, alle spalle del Livorno e del Sassuolo. Qui c'è un calcio di punizione con il sinistro di Valery Bojinov, che sfiora ancora il montante. Insomma, è un monologo scaligero in questa fase di primo tempo. L'Ascoli risponde, sempre su calcio piazzato, è Morosini che cerca di impensierire Rafael, però senza successo.
Una squadra, quella bianconera, morbida, davvero inconsistente dal punto di vista del gioco, e che subisce il Verona. Lancio lungo di Cacciatore, rinvio completamente errato da parte di Ricci, sinistro di Gomez, palla che colpisce il palo, ancora Gomez, e Guarna che riesce a bloccare il pallone. Si arrabbia mister Silva, che opera nell'intervallo un cambio, dentro Soncin per Morosini e poi Fossati che entrerà al posto di Dramé. Nel frattempo al quinto il Verona si porta sul 3-0, la respinta di Guarna sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Cacia, in agguato c'è Albertazzi ed il giocatore gialloblu sigla il gol della sicurezza, Michelangelo Albertazzi. 3-0 che sveglia quasi all'improvviso la squadra picena. Qui c'è un tiro di Fossati con la deviazione di Rafael sopra la traversa. Pochi minuti dopo, è il 23esimo, la squadra di Silva accorcia le distanze, vediamo Soncini che protegge bene il pallone, dall'indietro per Zazza, il destro, la deviazione che inganna il portiere del Verona. 3-1, si tratta in realtà di un'autorete, non di un gol di Zazza. Decisiva la deviazione di Ceccarelli, ancora Zazza, Rafael riesce a rispondere da grande portiere qual è. Qui si poteva davvero riaprire la partita, attorno alla mezz'ora il Verona soffre, ancora Rafael estremamente reattivo su questo colpo di testa, poi Mandorlini si copre, toglie Bogino, mette dentro Abate e praticamente il risultato è in cassaforte. Verona 3, Ascoli 1, l'Ascoli che giocherà in posticipo il 17 dicembre contro il Brescia al Del Duca. E dunque, tra le poche partite saltate oggi nel campionato di eccellenza, quella di Cingoli, Monaldo Mazzieri, era impossibile giocare. E diciamo che c'erano circa 5-6 centimetri di neve, dopodiché appena arrivato l'arbitro si giocava, non si giocava, innanzitutto ha cominciato a far spalare le righe, poi la squadra ospite pure ha visto che i rischi ne correva tanti, anche perché con il pullman gelato non gelato, e poi anche il campo comunque sia le condizioni non erano ottimali, hanno preferito di comune accordo insieme a noi di rinviarla e non giocare. E adesso bisogna trovare ovviamente la data per tutti questi recuperi, cosa non semplice. Mi verrebbe da dire che qualcuno auspicherebbe anche una lunga sosta dei campionati dilettantistici, un po' come avviene in Serie B, dove ricordiamo che il campionato si fermerà a fine mese e riprenderà a fine gennaio. Velocemente, di fronte a questa ipotesi, voi della Cingolana immagino sarete d'accordo, perché voi pagate forte, no, la vostra posizione orografica, no? Nel senso, con molti rinvii, neve, nebbia, si potrebbe pensare, secondo te, a una soluzione di questo genere? Per noi sarebbe ottimale, perché diciamo, ecco, Cingoli la conoscono tutti, a livello climatico è d'inverno è impossibile a volte proprio andare anche allo stadio perché non ci sono i mezzi, però ecco, sì, ci rimettiamo alle decisioni della Lega. E comunque trovare insomma le date per questi recuperi adesso sarà abbastanza problematico. Torniamo ai risultati di Lega Pro e Serie D, vediamo come è successo in seconda divisione, girone A, 15esima giornata, questo il quadro. Ad Alessandria, Renate batte Alessandria 2-0, Castiglione batte Mantova 2-0, poi tre vittorie in trasferta per 2-1, quella del Casale a Fano, quella del Bellare a Forlì e quella del Venezia a Porto Maggiore contro la Giacomense. Milazzo-Monza 0-0, Propatria Bassano 0-0, rinviata Sant'Arcangelo-Valle d'Aosta, Savona batte Rimini 1-0. Classifica: Savona 32, Propatria e Castiglione 30, Renate 26, Bassano 25, Alessandria 24, Mantova 22, Forlì e Venezia 21, Monza 20, Bellare 18, Sant'Arcangelo 15, Valle d'Aosta 13, Giacomense e Rimini 11, Fano 10, Casale e Milazzo 8. Gabriele Morganti, tra le tue tante squadre anche il Fano. Certo, questo scivolone di oggi contro il Casale, ultimo in classifica, era assolutamente imprevedibile e imprevisto, anche perché la squadra di Gadda veniva da un ottimo momento. Sì, probabilmente, vedi, credo dall'esterno che quando dopo tre mesi è cambiato tre allenatori, ma i risultati sono quasi sempre su quel livello lì, vuol dire che probabilmente da quel gruppo di giocatori non sono ancora riusciti a diventare squadra. Perché a prescindere dai moduli, dal modo di stare in campo, la prima cosa è cercare di diventare una squadra. Probabilmente mi auguro che per gennaio possano modificare qualcosa, perché altrimenti fanno un campionato molto molto a rischio. Ecco, tu non lo sai, hai detto le stesse cose che poi dirà il direttore sportivo nell'intervista a Giuseppe Pompilio, cioè non è una questione di moduli, ma il fatto, il vero problema è che spesso arriviamo secondi nei contrasti
e probabilmente qualcuno non dà il 101% in campo. Tra poco sentiremo comunque l'intervista. Tu hai allenato tanta gente, tra cui due giocatori che sono qui stasera. Sì, casualmente due bomber che sono qui, è stato un piacere. Lui per poco tempo, buona, ma Cristian un anno insieme a Fano, ha fatto molto molto bene, sono contento che è un giocatore molto importante e chiunque ce l'ha, secondo me fa la differenza, anche perché per me a San Benedetto con lui e gli altri che hanno, credo che abbiano l'attacco in Serie D più forte del girone. Di questo parleremo. Vediamo i risultati di Serie D, poi andremo a vedere ovviamente i riflessi filmati di Fano Casale. Serie D Girone F, quindicesima giornata, rinviate le gare di Macerata e Termoli. Queste le altre risultanze dai vari campi: ad Ancona, San Cesareo Battancona 4-2, Città di Marino Battisernia 2-1, Celano Battangolano 1-0, Civitanovese batte San Nicolò 2-1, Fidene Recanatese 0-0, Jesina Agnonese 1-1, San Benedettese batte Vispesero 2-0. In testa alla classifica il San Cesareo 33 punti, San Benedettese 31, Maceratese 29, Termoli 28, Ancona 27, Vispesero 25, Astrea 24, Agnonese 22, Jesina 21, Civitanovese 20, Amiternina ed Isernia 18, Celano 17, Fidene 14, Angolana 11, Recanatese e Città di Marino 9. Chiude il San Nicolò con 6 punti. Torniamo a parlare di Lega Pro, seconda divisione. Andiamo a vedere questa sconfitta grave sicuramente del Fano in casa contro il Casale. Vediamo. Non ci sono stato, signorina, al centro scarpa di Mozzano e Senigallia. Sì, ma hanno detto che hanno scarpe di tendenza, classiche, originali, eleganti. Anche quelle sportive, a prezzi molto convenienti. Ma chi ci crede? Ah, e dicono anche che è un reparto d'abbigliamento sportivo e casual per il relax e chi ama lo sport. E magari hanno pure marchi prestigiosi, classici e alla moda. Ma fammi il piacere, signorina bella. Dovrei solo vederlo per crederci. E allora andiamo a Monsano, in via Santobaldo e a Sinigallia, presso l'uscita dell'autostrada. Ancora una sconfitta per l'Alma Juventus Fano davanti al proprio pubblico. Questa volta è il Casale a passare al Mancini, proprio in chiusura di tempo. La doppietta del suo uomo migliore, il numero 7 Nicolas Siega, classe 91. Alma secondo i canoni del 3-5-2, non c'è Urso che non recupera dall'infortunio, fuori anche Boccaccini, Romito e Muratori. Torna Cazzola, Colombaretti scivola in panchina, diverse defezioni anche per i nerostellati, oggi in casacca verde. Agli squalificati Silvestri e Russo fanno da contraltare gli epurati, quelli Foglierosa, Molino e Cirina, con Cristiano out. Alma che si fa preferire nei primi minuti, anche se la punizione di Pani è disinnescata con qualche difficoltà da Beni dopo nemmeno 30 secondi. Al terzo minuto il direttore di gara, questa volta la punizione la concede all'Alma per una trattenuta su Allegretti. Dalla sua zona preferita, Berretti timbra il palo. Nono minuto, Curcio non sa approfittare di un pasticciaccio della difesa granata. Davvero banale l'errore del centravanti scuola Juve. Dodicesimo, Alma con Marolda che finalizza alto. Una buona combinazione granata. Tredicesimo, mischia furibondi in area nerostellata. Ruzzitto anticipa il positivo Sbardella. Ventunesimo, Giannusa prova la bomba dalla distanza. Il suo sinistro può tutto, ma è centrale e Ruzzitto non ha problemi. 21esimo, ancora Alma, e questo è il periodo migliore della compagine di Gadda, con Marolda che anticipa Berretti. Il suo colpo di testa mette fuori causa l'interno toscano su cross al bacio di Piccoli da sinistra, facendo così sfumare una importante azione. 26esimo, Alma con Cazzola che va via da par suo sulla destra, Marolda non angola il colpo di testa, ancora Cazzola al 31esimo sforna per la testa di Allegretti, appena alto sopra la traversa, c'è in campo soltanto l'Alma, anche se con un discreto gioco non si riesce a finalizzare, l'assenza di una punta è pressoché evidente. 43esimo, il tempo si chiude sotto il segno dei Monferrini, punizione di Taraschi, parabola interessante ma alta sopra la traversa, e al 44esimo una ripartenza letale dei piemontesi, concede a Siega la penetrazione centrale.
che porta in vantaggio i suoi. Festa grande nella panchina di mister Perra. Il secondo tempo inizia con l'alma, o meglio ti aspetti l'alma, ma bisogna davvero aspettare un pochino per vederla dalle parti di Ruzzito in maniera pericolosa. Al secondo comunque Marolda veniva murato in corner, bisognava aspettare il 29esimo per vedere il Fano con Cazzola, che si ricordava di essere comunque un'ala e un giocatore di fascia che può saltare l'uomo quando e come vuole, e difatti lo fa. Il tiro cross però termina a lato senza che nessuno dei suoi compagni intervenga a ribadire in rete. Al 30esimo, quando meno te lo aspetti, l'1-1, corner di Di Giannusa dalla sinistra, stacco imperioso di Sbardella che lascia sul posto il portiere Ruzzito, che non tenta nemmeno la parata. Gran gol di Sbardella e gesto a zittire curva e gradimento. Ci sarà poi una polemica con la curva, che si arrabbierà non poco per questo gesto del under 93 del Fano, peraltro autore di positive prove. 38esimo, punizione di Giannusa, Proia forse trattenuto, ma è ancora Sbardella a sfiorare il gol, l'anticipo del bravo portiere Ruzzittu. 39esimo, ingenuità di Cazzola che già ammonito stende l'autore del gol del Casale Siega, e il contestatissimo zappatore di Taranto, insufficiente la sua prestazione, lo caccia e lo manda negli spogliatoi. 41esimo, il Casale rimette la testa in avanti e il Camps prova a sorprendere bene dalla distanza, palla alta, e al 43esimo, quando meno te lo aspetti e quando pensi che ormai l'1-1 è il risultato finale, il jolly di Siega che fa doppietta e 2-1 per i suoi, regalando una vittoria forse insperata al team di Perra. Siamo con il DS del Fano, Giuseppe Pompiglio. Primo tempo incoraggiante, una buona alma che non finalizza e poi commette l'errore di disunirsi un po'. Secondo tempo il Casale ha buon gioco, ma nemmeno insomma, gli episodi sono dalla parte di questa squadra. Sì, ma non bisogna parlare di episodi che sicuramente ci hanno penalizzato come altre volte. Bisogna parlare, secondo me, di un atteggiamento che non mi è piaciuto, perché il Casale secondo me ci ha messo soltanto più corse rispetto al Fano. Siamo sempre arrivati secondi, terzi sulle palle a centrocampo. È una squadra che si deve salvare, non si può permettere un atteggiamento del genere. Secondo me la chiave di lettura di questa prestazione è la corsa e la voglia che ci ha messo il Casale rispetto ad un Fano che mi è apparso sottotono e spaventato. Ecco, la domanda, o meglio la considerazione, è d'obbligo. Siamo in dicembre e fra poco riaprirà i battenti il mercato di Milano. L'impressione, la sensazione è che forse non si ripeterà ciò che avvenne lo scorso anno, ovvero insomma non si commetterà l'errore di smantellare la squadra, ma si ritoccherà magari in quei reparti, vedi l'attacco, dove insomma le cose paiono andare meno bene Ma secondo me, al di là della questione mercato, qua ci sono problematiche proprio da un punto di vista mentale, comportamentale, di intensità e di voglia, perché oggi, se uno avesse visto il primo tempo, la prima cosa che gli veniva in mente era da dire: qua dobbiamo, non è che devono, dobbiamo andare via tutti, perché ripeto, il Casale non ha fatto nulla però arrivava sempre prima di noi sulla palla, eravamo sempre a dover rincorrere, non lucidi, e quindi secondo me non è che arrivando un giocatore 2, 5, 7 si risolvono i problemi, se i problemi non vengono risolti prima nella testa, nella voglia, nella determinazione. E può essere che questa squadra non ha nel DNA le capacità di squadra da salvarsi, quindi questa è la sofferenza maggiore al di là degli uomini. E parliamo diffusamente del campionato di Serie D, Cristian. Tu ormai sei da una vita in questo torneo. Come giudichi questo campionato in questa stagione, paragonandolo agli altri che hai affrontato di recente o magari anche qualche anno addietro? Ma se prendiamo in considerazione lo scorso anno, credo che quest'anno ci siano più squadre attrezzate a vincerla. Non c'è il termine della situazione, almeno per ora, perché nessuno ha fatto quello che il Teramo fece nel giorno d'andata. Però credo che ci siano squadre tipo Ancona, San Cesareo, Maceratese e secondo me la Civitanovese, che è stato
È stata una cosa strana vederla fino a poco tempo fa nei bassi fondi della classifica perché secondo me è una squadra che è attrezzata per stare lì davanti. Quindi ci sono più squadre e forse ci sono anche più squadre in difficoltà. Vedi i Isernia che credo che abbiano smantellato e se ne sono andati via la gente un po' più esperta. Città di Marino la stessa cosa, quindi forse ci sono più squadre forti, ma ci sono anche più squadre che trovano difficoltà. Però non c'è nemmeno nulla di scontato se pensiamo che una squadra come il San Nicolò con Piccioni, Cappparella, Ragazzu, Zebi, Gabrieli, Chicco è ultimo in classifica con 6 punti. No, però è anche vero che questa squadra ha cambiato molto dall'ossatura iniziale, quindi poi cercare di far quadrato e cercare di diventare squadra non è poi così immediato e Non è semplice, no, automatico. non è automatico. Gabriele, che giudizio dà di questo girone F di Serie D? Molto equilibrato e anche molto avvincente perché non c'è veramente nulla di Sì, è scontato. veramente un bel campionato. Secondo me ci sono 7-8 squadre molto molto forti e adesso poi bisogna vedere dal mercato cosa uscirà, chi potrà rinforzarsi o meno. Ma fra tutte comunque, a parte quelle che già si sapevano, chi mi ha stupito molto è la Maceratese che ha operato molto molto bene, sta facendo bene e secondo me può essere una mina vagante. La ritieni pronta per i massimi obiettivi? Ma io credo che quando vieni da un campionato che hai vinto alla grande, sei partito bene, l'hai rinforzata con un centrocampista molto importante come Luisi. Poi hanno davanti quel giocatore che secondo me è devastante, perché a prescindere da come giocano, se lui è in giornata ti spacca le difese, è velocissimo, è tecnico. Quindi è una squadra veramente, secondo me, da tenere sott'occhio. Non dimentichiamo nemmeno Segarelli, che è l'ultimo arrivato, che è un giocatore proprio del reparto nevralgico del Bravissimo. campo che potrebbe assistere Luisi, È un per giocatore che fa que legna, un giocatore, sì, un, sì, no, diciamo un interditore di è per qualità. questo che ti dico che sono partite bene, erano già buoni e secondo me adesso è una squadra competitiva al 100%. Da tenere d'occhio, Cristian, secondo te la Credo Maceratese? proprio di sì. Si è rinforzata bene, ha anche comprato giocatori esperti e poi sappiamo che secondo me il girone di ritorno sarà molto importante anche l'esperienza. E la forza di un gruppo. Hanno mantenuto l'ossatura dell'anno scorso, quindi hanno operato bene, come ha detto appunto il mister. È una squadra che sicuramente potrà far bene. L'unico limite che potremmo trovare al San Cesareo è una rosa limitata, Christian, sei d'accordo? In teoria. Speriamo che sia questo. Poi, no, a me sinceramente mi ha fatto una bellissima impressione. Lo stesso è una squadra che ha vinto l'eccellenza. È rimasta E tale, poi ha cambiato veramente le poco. doppie promozioni nel calcio non sono una rarità, No, e poi spesso. si sono rinforzati con qualche giocatore, anche loro. Ecco, forse l'unica pecca in questo momento si può dire San Cesario che non ha una rosa come la può avere la Amplissima, certo. Maceratese, noi, Lancone. Quindi poi anche questo è tutto da vedere, perché poi può Sai, succedere che in adesso un anno non tra chiaro. infortuni non succede nulla e quindi. Adesso vediamo il servizio di come hanno vinto ad Ancona, così poi magari ne riparliamo, vediamo. Progetto Sport SRL presenta allo Sporting Club dei fratelli Farina di Recanati il nuovo campo in erba sintetica Calciotto, un manto erboso con le caratteristiche più valide per far divertire i ragazzi in sicurezza e farli crescere insieme, non solo con le regole del calcio. Il nuovo campo in erba sintetica Calciotto è presso lo stadio comunale Nicola Tubaldi di Recanati, in via Girolamo Moretti. Info e prenotazioni 347-3737-766. Dal 2-0 al 2-4 in casa, è il bello e il brutto del calcio, dipende solo da che parte stai. È un harakiri in piena regola quello dell'Ancona, è un tripudio quello del San Cesareo che da domani santificherà anche Stefano Taiarol, autore di 4 gol allo stadio del Conero. Eppure l'Ancona era partita col piede giusto, la squadra che tutti vorrebbero vedere per grinta e decisione. Dopo due azioni doriche che servono per prendere
confidenza con l'avversario. Al decimo l'Ancona passa, fa tutto Traini e fa tutto bene, prende palla sulla destra, la perde, ci crede, rimpallo favorevole, entra in area ospite e viene esteso. L'arbitro Bicchisecchi assegna il penalty che Ambrosini di Potenza trasforma. Ancona 1, San Cesareo 0, Alex Ambrosini. Tre minuti dopo Gramacci si fa tutta la fascia, supera tutti in velocità, cross sul secondo palo, Del Duchetto anticipa Traini. Minuto 21, gol stile Brasil dell'Ancona, traversone di Gramacci da destra a sinistra, Borrelli appoggia Ruffini che dà a Traini che gli restituisce il cuoio, bordata del capitano che Del Duchetto non trattiene, ma c'è Gramacci lì vicino a ribadire in rete e a mettere dentro il 2-0 dorico. 21 minuti di gioco, Ancona 2, San Cesareo 0, Daniele Gramacci. Tre minuti dopo, ancora Ancona, Borrelli allunga per Ambrosini che da posizione angolata calcia a lato. Di qui in poi è solo San Cesareo o quasi, si spegne la luce tra i dorici ed è blackout tra i padroni di casa. Tant'è che al 27esimo il San Cesareo accorcia le distanze, traversone dalla destra di uno dei migliori degli ospiti, ovvero La Rosa. Al centro Tagliarol è bravo a deludere la guardia di Torta, a girarsi in area e a scagliare in rete un sinistro imprendibile all'incrocio dei pali, laddove D'Arcy non può proprio arrivare. Ancona 2, San Cesareo 1, Stefano Tagliarol. Ci riprova due volte, prima in acrobazia, poi di testa lo stesso Tagliarol, senza però fare i conti con un reattivo e sempre pronto D'Arcy. 36esimo, interrompe il forcing ospite Traini, che in area stoppa, si gira e tira, ma la conclusione è così. Chiude il tempo, una inzuccata di testa di Mucciarelli che non inquadra lo specchio di porta. La prima frazione di gioco si chiude così, quindi Ancona 2, San Cesareo 1. Ma il bello o il brutto, sempre a seconda dei casi, deve ancora venire. Nella ripresa, infatti, dopo un contropiede dorico finalizzato da Palumbo con una conclusione che non fa male, l'Ancona crolla sotto i colpi di un ispirato e mai domo San Cesareo. Dopo un paio di incursioni ospiti a firma di Siclari, al 15esimo Delgado su punizione chiama gli straordinari D'Arcy. Tre minuti dopo poi da corner la palla giunge fuori area a Crescenzo che rimette prontamente in area dorica. La difesa sbaglia il tempo dell'offside e così a Tagliarol non sembra vero di essere solo soletto davanti ad D'Arcy che nonostante intercetti la sua conclusione non può far niente per evitare che la palla rotoli in rete. Ancona 2, San Cesareo 2, Stefano Tagliarol. Quattro minuti dopo è sempre il centravanti ospite a far venire i brividi ai padroni di casa. L'Ancona che arranca in ogni parte del campo è in questo tiro di Ambrosini, alto. Ferrazzoli capisce che i dorici sono alle corde e Tagliarol è la sua bocca di fuoco che polverizza l'Ancona. Minuto 27, Del Vecchio dalla sinistra serve il numero 9 ospite che esplode il destro e fulmina D'Arcy per il 2-3 del San Cesareo sull'Ancona. Quindi Ancona 2, San Cesareo 3, ancora Stefano Tagliarol. Vi chiederete, e l'Ancona? Eccola al tiro con Borrelli. Emozioni finite? Non ancora. Al 32esimo infatti succede di tutto o quasi. Sfortunato rinvio di Gagliardini che sbatte sul neoentrato Akrapovic. La palla torna verso D'Arcy, il più lesto di tutti è però Tagliarol che fa un passo e gonfia la rete locale per la quarta volta. Ancona 2, San Cesareo 4 e chi se non lui? Stefano Tagliarol. Incredibile. In sostanza il match si chiude qui, se si eccettuano due traverse colpite, una per parte, prima Alvino, poi Siclari. Al triplice fischio finale le reazioni si polarizzano, critiche e fischi per l'Ancona che esce sotto il grido della curva, onorate i nostri colori. Tripudio e felicità per il San Cesareo che espugna il Del Conero, mantiene solida la vetta e manda un chiaro messaggio al campionato. Giornata di gloria per Stefano Tagliarol, un incubo per l'Ancona. Quattro gol al Del Conero non li aveva segnati mai nessuno in un'unica gara. Complimenti.
A fine partita gli estremi si toccano. Incubo e sogno, sconfitta e vittoria, crisi e felicità, sono tutte lì, gomito a gomito. Dipende sempre dove ti trovi e l'Ancona è nella parte sbagliata. Ci sarà davvero tanto da fare in settimana per Obedio e Gentilini. Buon lavoro! Proprio a San Cesareo, Giulio Cesare, alle idi del 45 d.C., fece il suo testamento. Oggi ad Ancona, alle soglie del 2013, il San Cesareo, per rimanere in latino, passateci l'esagerazione, ha suonato il De Profundis all'Ancona. Partita, ai nostri microfoni i due allenatori e poi l'eroe di giornata, Stefano Taierol, che dà un voto alla sua giornata odierna in relazione alla sua carriera di calciatore da 0 a 10. Ci siamo intimoriti e comunque di là hanno tirato fuori delle giocate, delle qualità importanti. Poi abbiamo fatto degli errori individuali che hanno permesso a loro intanto di riaprire la partita, sia sul primo che sul secondo gol, errori individuali grossolani, e quindi è normale che poi anche in emergenza non riesce a trovare più quelle forze che generalmente si hanno. Un risultato per noi storico, perché la storia, la piccola storia del San Cesareo, credo che vincere ad Ancona, voglio dire, oggi se ci permettete camminiamo 3 metri sopra la terra, perché credo che, ripeto, è un risultato storico e credo che vincere qui ad Ancona non sia facile per nessuno. Più di 10, molto più di 10. Spero di continuare così, insomma, andiamo avanti lavorando bene, sono contento, ripeto, per me e per i compagni, perché stiamo dando il massimo, vogliamo crescere, insomma. E allora, in molti ci chiedono quale sarà il destino di Gentilini ed Obedio. Per ora non ci sono notizie, quindi restano al suo posto, però Gabriele, è presto per recitare il De Profundis all'Ancona? Sì, secondo me sì. È chiaro che questa è una partita di vertice, e è una botta forte, perché quando perdi contro una squadra che vincendo la raggiungevi o presso a poco arrivavi lì, è chiaro che è una botta difficile da smaltire. Ancona, per fortuna o purtroppo, chi va lì sa che è un ambiente particolare, sa che devi vincere, come San Benedetto d'altronde, quindi ci vuole tanto carattere, tanta personalità, tanta forza d'animo nei momenti difficili. Mi auguro che lì abbiano la lucidità di capire, e secondo me una vera società lo è quando non cercano i colpevoli ma cercano di risolvere i problemi. Quindi devono valutare che cos'è che non va, che cosa si può migliorare, ma senza colpevolizzare, ma cercando di risolvere, credo. Vedendo le immagini, Christian? Che impressione? È stata una partita un po' strana, no? Ancona è partita bene e poi San Cesareo si è dimostrata grande squadra. Adesso bisogna vedere fino a che punto sono i demeriti dei giocatori dell'Ancona e i meriti del San Cesareo. Certo, la vittoria è abbastanza netta, quindi ha dato proprio l'impressione di una squadra in salute anche fisicamente. Beh, sicuramente sì. Il San Cesareo sarà molto interessante. Domenica c'è San Cesareo Civitanovese, magari ne parliamo dopo aver visto il filmato della squadra di Cornacchini. Cristian Pazzi era, è e probabilmente sarà un giocatore della San Benedettese, però Cristian lo voglio sentire da te, soprattutto dopo alcune polemiche che ci sono state di recente dopo il match di Fidene. So che magari qualche sirena c'è stata, però resti alla Samb? No, io resto alla San Benedettese, ormai cioè, non ho mai pensato di abbandonarla, credo che ho fatto una scelta 3 anni fa, l'ho rifatta quest'estate quando ho deciso di rimanere, quindi che quando uno si prende un impegno è giusto portarlo fino alla fine, no? Senti, quindi assolutamente d'accordo. Tu giochi in una squadra dal potenziale offensivo enorme, no? Perché veramente, con tutto il rispetto per Taierol, Siclari, eccetera, nessuno può permettersi in attacco un organico con te, Sciba, Napolano, Mattia Santoni, e mettiamoci pure Forgione e Guglielmi, che non saranno attaccanti puri, però i gol li segnano. Una curiosità, forse soltanto... No, c'è anche Puglia. Puglia, che certo. Sinceramente... No, chiaro, che poi oggi è stato anche importante il suo innesto. Una curiosità, forse alla Valle del Giovenco avevi i compagni altrettanto forti, perché lì avevi Lemme, che era forte a quel tempo, Berra ed Arcamone, se non ricordo male. Lì era... giocavamo in un altro modulo, quindi eravamo proprio 4 punte belle toste. Lì quell'anno Arcamone e Berra fecero da matti. Mario
Lemme fu determinante, anche se giocò non tantissimo, ma fu determinante. Quell'anno avevamo un bell'attacco, ma poi avevamo anche Sansone che adesso Tra gioca in parentesi. altri campi, per fortuna sua, e quindi avevamo una grande squadra. Però al di là di quello, forse una rosa così ampia in attacco non ti era mai capitato di No, no, averla. no. Quell'anno eravamo a Valle Giongo, eravamo due squadre, forse quella è la nostra forza. Escono Berra e Arcamone, entrano Pazzi e Lemme in Serie Sì, D, non è che infatti. in tanti se lo possono permettere. Tra poco vedremo il servizio sulla vostra gara contro la Vispesaro. Te la senti di fare, credo, un lodevole complimento alla Vis, no? Al di là della sconfitta che hanno No, io subito la vis oggi. l'ho fatti prima della partita perché credo che stanno facendo un gran lavoro la società, i giocatori esperti che stanno lì, l'allenatore, perché comunque se ogni anno riescono ad avere 5-6 under che giocano titolari del proprio settore giovanile, credo che questa sia una vittoria che va al di là della vittoria sul campo. Stanno facendo un ottimo lavoro, gli ho dato merito e giustamente poi i risultati Li stanno mi stanno premiando. premiando, sono felice perché penso che questo sia una bella cosa per il calcio marchigiano in generale. E che non è stata una cosa semplice, ce lo dice Sergio Brizzi nel suo servizio da Riviera delle Palme. Vediamo. Impegno e passione. E va in gol con Monini Clemente. Monini Clemente a Piane di Falerone ha tutti i numeri per essere vicino a un campione, con le marche dei record mondiali nelle calzature, abbigliamento, palloni, accessori. Vincendo la sfida nel calcio e calcetto. Monini Clemente, la tradizione della calzatura classica e alla moda o di tendenza, delle marche più prestigiose per uomo, donna e bambino. Monini Clemente, Piane di Falerone. Campioni, si nasce. La San Benettese ha ragione della Vispesaro, superando per 2-0 i biancorossi al termine di una gara avvincente in cui i rossoblù, forse meno brillanti delle ultime uscite interne, hanno messo in mostra grande tenacia e caparbietà per battere un'avversaria arrivata a Riviera con l'intenzione di giocarsi le proprie chance a viso aperto. La Samba, ancora senza Scartozzi, deve fare a meno anche dell'acciaccato Camilli. Il neoacquisto Onesti si accomoda in panchina insieme al rientrante Santoni, con Palladini che cambia una sola pedina rispetto alla gara col Marino, riportando sulla linea difensiva davanti al portiere Barbetta Carminucci a destra con Tracchi esterno a sinistra. Marini ed Aquino sono i centrali, Traini, Carpani e Forgione in mediana ed in avanti il trio Meraviglia, Napolano, Pazzi, Sciva, che insieme hanno realizzato 24 delle 34 reti complessive dei rossoblù. La miglior difesa il campionato, quella biancorossa, quindi contro l'attacco più prolifico. Mister Magi sceglie di lasciare Boinega e Vicini in panchina con Paganelli a far coppia con Cremone in attacco, centrocampo composto da Torelli Giorgio, Torelli Alberto, Ridolfi e Angelelli con Bianchi, Paoli, Santini e Dominici a protezione del portiere Frogliera. La Samb si fa vedere in avanti dopo appena 2 minuti con una punizione del solito Napolano che finisce di poco alta sulla traversa. La partita è equilibrata e molto combattuta a centrocampo con le due difese molto attente che non lasciano varchi, e così per vedere una nuova occasione si deve arrivare al 23esimo, girata in aria di Cremona con Barbetta che respinge in tuffo. La Samb prova a fare la partita ma soffre la grande aggressività nel pressing e l'ottima organizzazione difensiva dei biancorossi che si affacciano di nuovo in avanti pungendo ancora di rimessa intorno alla mezz'ora. Cremona fa tutto bene ma il suo sinistro dai 20 metri finisce ampiamente sul fondo. La Samb prova a riversarsi nella metà campo e la Vis, ma a parte un paio di tiri alla bandierina riesce a raccogliere poco e si rende di nuovo pericolosa solo verso lo scadere del primo tempo. Al 44esimo Pazzi lavora un buon pallone sulla sinistra e mette al centro, Napolano devia di testa mandando di poco al lato. Al ritorno in campo dopo il riposo Maggi lascia Angeletti negli spogliatoi per inserire Bugaro, cambia poco nello scacchiere tattico biancorosso ma è la Samba a farsi vedere pericolosa per prima. Al 51esimo punizione da destra tagliata di Napolano in area, Fogliera sbroglia smanacciando il pallone e risolve l'intricata situazione. 4 minuti dopo la Samba sblocca il risultato punendo la prima sbavatura della retroguardia biancorossa, discesa di Aquino che scambia con Napolano sul pallone di ritorno per il fantasista rossoblù. Bianchi scivola favorendo il suo inserimento in area, controllo e piattone destro in diagonale che si infila nell'angolino dove Fogliera non può arrivare. 1 minuto dopo Palladini richiama Forgione per Onesti, la Vis tenta di reagire e riesce a rendersi pericolosa. Al 63esimo Ridolfi si incura in area dalla destra, salta Traini, cross teso,
su cui i due attaccanti arrivano con un attimo di ritardo e la difesa rossoblu si salva in corner. Il tecnico Palladini subito dopo sostituisce Pazzi con Puglia e Maggi al 70esimo manda in campo al posto di Paganelli Vicini. Al 73esimo vista ancora pericolosa, punizione di Paoli dai 25 metri, Barbetta vola e respinge. Sul ribaltamento di fronte Puglia conquista una punizione, calcia Napolano che trova la testa di Aquino, deviazione imprecisa che non trova la porta. Soffre la Samba sulla pressione costante di una Vis Pesaro ormai completamente riversata nella metà campo rossoblu, doppio brivido per la squadra di Palladini all'83esimo, pallone filtrante di Torelli Giorgio in area per Vicini, Aquino in spaccata, anticipa Barbetta e mette in corner. Sul tiro dalla bandierina Paoli prova a correggere di testa la traiettoria del pallone ma manca ancora la porta. Sulla successiva azione la Samba trova il raddoppio chiudendo la gara. È l'85esimo, Carminucci lancia Sciva sulla destra, l'attaccante della Samba nell'uno contro uno salta Santini e praticamente dalla linea di fondo trafigge Fogliera con un destro violento nell'unico angolo possibile per trovare il gol. Il resto è Accademia con la Vis che non ne ha più e la Samb che sfiora la terza rete in un paio di occasioni, ma in rapida sequenza prima Carpani e poi Napolano trovano Fogliera bravissimo alla doppia respinta, poi ancora Napolano su punizione alla distanza impegna Fogliera che si distende ad evitare la rete. Al triplice fischio finale fa festa il Riviera delle Palme con la Samb che insiste nella sua rincorsa alla capolista, ma anche Maggi può essere soddisfatto. La Bis vista oggi al Riviera può dare filo da torcere a tutte le avversarie. Sì, non c'è dubbio. Comunque Cristian, noi abbiamo parlato delle vostre stelle, però spendiamo una parola, non lo facciamo mai per i vostri giovani, per i vostri under. Barbetta l'abbiamo visto fare un grande intervento, oggi Carminucci ormai è una certezza, credo, per il vostro campionato e Carpani ormai non è più una sorpresa da un bel pezzo. I nostri giovani sono bravi, però devono mantenersi sempre umili, devono lavorare come stanno facendo perché... Poi il campionato è lungo, è un giovane e poi è normale che ci siano degli alti e bassi, quindi devono essere bravi. San Benedetto è una piazza particolare per un esperto, figuriamoci per un ragazzo che... Comunque voi glielo ricordate, no? No, ma credo che non ci sia neanche bisogno perché sono ragazzi seri, intelligenti, quindi sanno che comunque sia giocare a San Benedetto è una fortuna e quindi devono sfruttare l'occasione. Ci sono oltre a Carminucci, c'è anche Tracchia, c'è Nocera, tutti i ragazzi che comunque sia, quando hanno fatto hanno dato sempre il massimo. E quindi per noi... È un vostro punto di forza. Assolutamente, anche. In Serie D è un'arma fondamentale. Senti Cristian, inutile parlare ancora della grande pressione che c'era sempre a San Benedetto, con te ovviamente non devo entrare in problemi e situazioni societarie perché ci sono questioni molto vecchie che riguardano per esempio lo stadio, mi limito a dire questa dichiarazione, questa conferenza stampa 7 giorni fa del vicepresidente dimissionario Bartolomei che tra le altre cose ha condizionato l'attuazione del suo progetto di rilancio Samb alla vostra promozione, al vostro ritorno del professionismo. Ti chiedo soltanto, sentite questa responsabilità o forse è meglio o più opportuno stare tranquilli? No, credo che sia fondamentale stare tranquilli. Credo che giocare a San Benedetto sia proprio la cosa più importante, rimanere tranquilli, cercare di isolarsi all'interno dello spogliatoio, cercare di lasciare a chi deve fare determinate cose. Quindi la società ha determinate scelte. Credo che noi dobbiamo pensare solo al campo, cercare di lavorare bene perché a San Benedetto, essendo una piazza così importante, almeno per la Serie D, che praticamente non c'entra nulla in questa categoria, lo sappiamo perché portare 3.500 tifosi allo stadio oggi, soprattutto in Serie D, è per poche, anzi per pochissime squadre. E quindi di conseguenza noi abbiamo il dovere di dare il massimo e pensare solo al campo. Andiamo a vedere il nostro consueto gioco, il primo che riguarda i nostri telespettatori, il calcio d'indizio, e vediamo chi sarà il nuovo personaggio misterioso dopo che la settimana scorsa è stato individuato Luciano Panetti, ex portiere della Roma, Porto Recanatese. Vediamo. Ha
Avete una passione sfrenata per il mondo del calcio? Oppure siete semplicemente degli inguaribili curiosi? Bene, fate proprio al caso nostro. Benvenuti a Calcio d'Indizio. Passiamo subito al primo indizio per indovinare il nuovo personaggio misterioso. Ebbene, la sua città natale, di recente, gli ha dedicato proprio una via. Chi di voi pensasse di aver indovinato il nuovo personaggio di Calcio d'Indizio può inviare nome e cognome al solito numero col quale interagite con noi in diretta. Ed ovviamente le parole sono sempre le stesse, ok, sono un po' prevedibile, va bene, ma le ripeto comunque. Chi prima indovina, più vince. Molto importante se la città dove è nato e dove è cresciuto anche calcisticamente gli ha dedicato una via, e quindi chiaramente parliamo di un personaggio del passato, però anche d'accordo con la nostra Giulia nella prima serata non diamo altri aiuti. Cristian, è un momento particolare di questo campionato anche per voi, perché vabbè, le partite sono tutte difficili, per carità, bisogna stare sempre attenti, però voi avete adesso l'Isernia fuori, la Recanatese in casa, poi riprenderete il girone di ritorno con il San Nicolò in casa e la trasferta scoppito contro la Miternina, se non mi ricordo male. Esatto. Morale della favola, bisogna sfruttare al massimo questo ciclo prima di ricevere il San Cesareo. È un ciclo importante perché abbiamo la possibilità di giocare su tre partite due volte in casa, l'abbiamo già fatto in queste ultime due partite. Quindi credo che sia fondamentale, perché poi fermarsi adesso per la sosta natalizia con due vittorie sarebbe importante per poi riniziare in casa col San Nicolò. Però purtroppo le partite prima di vincerle bisogna vincerle sul campo e non a parole. E stessa storia del Marino, queste partite sono difficili se poi le approcci nel modo sbagliato, invece cosa opposta, se riesci ad affrontarle col piglio giusto sicuramente forse sono anche un po' più semplici. Qualche piccola notizia anche sulla Recanatese, che ha pareggiato 0-0 a Roma contro il Fidene, una gara che è stata complessivamente equilibrata. Il Fidene ha giocato in 10 per l'espulsione di un suo giocatore al termine del primo tempo, la parità numerica si è ristabilita all'inizio ripresa con l'espulsione di Brugiapaglia. Comunque è un brodino importante per la formazione di Mirko Miccioli, che domenica riceverà in casa in un altro derby proprio la Vispesaro. Classifica sempre molto molto precaria, con 3 punti nelle ultime 11 partite per la formazione giallorossa. Pausa pubblicitaria, poi torneremo in studio per parlare di Jesina e Civitanovese. A tra poco.
Bentornati alle Marche nel Pallone, sono le 22.06, quindi seconda parte della nostra trasmissione. Parleremo in modo particolare di Serie D e di Jesina e Civitanovese. A proposito della Civitanovese, la situazione di classifica è notevolmente migliorata. Cristiana, tu hai un pensiero particolare, mi hai detto fuori onda, adesso non voglio svelare gli altarini, però secondo te non è da escludere per la formazione di Giovanni Cornacchini anche un reinserimento in una parte più nobile della classifica, che comunque è ancora lontana, però... No, non, cioè credo che possano rientrare. Sono una squadra, ripeto, è stata una sorpresa in negativo all'inizio dell'anno, ma credo che in questo momento poi 4 vittorie consecutive non credo possano essere un caso. Nonostante i 4 gol che... No, quella partita è stata anche strana. Se il primo tempo è stato equilibrato. Sì, noi in questo momento... una cosa che ci accusano in questo primo tempo, ma credo che comunque sia c'è da pensare che c'è anche l'avversario. E quindi quando concedi un primo tempo come quello di Civitanova ci sta, perché comunque si affronti un'ottima squadra. Infatti, vi accusano di questo, ma è un caso secondo te oppure fa parte di un piano partita? No, non è un piano, credo che comunque sia a volte un avversario quando affronta la San Benedettese l'affronta in modo deciso e quindi parte bene. E ovviamente poi avere delle difficoltà, ma credo che la partita duri 90 minuti e di conseguenza c'è anche il secondo tempo. Certo, la squadra forte penso che nel primo tempo subisce, soffre, ma mantiene lo 0-0 e poi il secondo tempo comunque sia cerca di fare meglio e trova la vittoria. Senti, cosa vi può dare Alessandro Onesti, che oggi è esordito, 30 anni, un curriculum lungo quasi quanto il tuo, visto che più o meno è un tuo coetaneo, credo che abbia un anno in più, che ha giocato... Un anno in meno? Sì, sono sempre più vecchio. 81 tu e 82 lui, esatto. Sì. Lui ha giocato a Chieti, Fermo, insomma. Sì. No, per noi è un onesto importante dopo la squalifica, purtroppo, di Scartozzi, che lo perdiamo, rientra all'inizio di gennaio. E quindi in queste partite era importante avere un'alternativa, nonostante Davide Traini stia facendo bene davanti alla difesa, ma credo che sia stato preso anche per fare un altro ruolo con la mezzala. Per noi è importante perché a centrocampo forse eravamo l'unico reparto in cui eravamo un po' pochini e quindi è un esso importante anche e soprattutto perché è un giocatore esperto e ci può dare una grandissima mano. Assolutamente. Jesina e Civitanovese, Gabriele, che ruolo possono giocare secondo te in questo campionato? Ma secondo me è un ruolo importante, anche se sono partite una male la Civitanovese, la Jesina ha avuto anche un po' di alti e bassi, però per me hanno adesso degli organici. Forse la Civitanovese veramente si è rinforzata tantissimo e quindi anche se è partita male può arrivare secondo me nel gruppone importante. La Jesina per me fa i campionati che fa ultimamente, credo che possa far bene, c'è un allenatore molto esperto della categoria, quindi credo che farà bene anche la Jesina. Ti la dai qualche chance di risalita alla Recanatese anche se è dura, molto dura? Io mi auguro di sì perché è una squadra che ha fatto bene per parecchi anni in questi ultimi anni, è partita male, non è facile quando parti male poi riprendere anche i giocatori in corsa, non è facile, però c'è anche una crisi uno scollamento, certo. Stavo per dire, uno scollamento anche con la tifoseria, ho visto che quindi non aiuta, chiaramente per risollevarsi e per raggiungere il traguardo devi avere tutte le componenti che tirano insieme, se no è molto difficile. Quando fai 3 punti in 11 partite c'è anche un problema di autostima magari nei giocatori, basterebbe infilare un risultato, un paio di risultati positivi e Cristian Pazzi fa tutti gli scongiuri possibili e immaginabili perché è uno dei prossimi avversari per far aumentare anche un po' la fiducia, no, nei propri mezzi. Sì, sicuramente il nostro io deve essere un po' motivato e deve avere fiducia, altrimenti è chiaro che quando fai 3 punti in 11 partite ci vuole una scintilla che ti ricrea qualcosa. Allora, vediamo Jesina Agnonese, 1-1, poi subito dopo la Civitanovese. Ogni mossa sulla pedana richiede una grande precisione. La stoccata vincente nasce dalla combinazione di tecnica e sentimento, proprio come succede con Infissi Design. Le finestre Infissi Design sono costruite per proteggere la tua casa, per garantire risparmio e la quiete. Infissi Design migliora la qualità del tuo mondo.
Finisce 1-1 fra Jesine ed Olimpia Agnonese, con i Leoncelli che rispondono alle assenze importanti di giornata, Tafani in difesa, Daniele Sebastianelli in mediana, con una prova orgogliosa che specie nella ripresa mette alle corde i molisani. Non basta però per riuscire a portare a casa l'intera posta il palio contro una tenace Olimpia Agnonese. Amaolo parte con un guardingo 4-4-1-1 in cui Rossini agisce alle spalle della boa Stefanelli. Gabrielloni Junior fa l'esterno di centrocampo a destra, Marotta e Lucarini sono l'obbligata coppia centrale di difesa. La Jesina ha una prima occasione già al secondo minuto con la conclusione di Rossini, Biasella si allunga e mette in corner. Poi i molisani perdono subito per infortunio lo spauracchio Keita, che nelle ultime apparizioni al Carotti aveva sempre fatto male alla Jesina. Il giocatore deve uscire per infortunio al 12° minuto lasciando il posto a Leonetti. Intanto al 10° ci aveva ancora provato la Jesina con la conclusione di Alessandro Gabrielloni deviata in calcio d'angolo. Al 15° il vantaggio dei Leoncelli. Frulla raccoglie al limite una respinta su corner e di prima intenzione scarica in rete il destro. Biasella non trattiene, è 1-0. I molisani rispondono però subito dopo, perché al 18° il classe 95 Pizzutelli corona una buona prova ritrovandosi solo in aria e potendo concludere nell'angolo per l'1-1. La Jesina torna a provarci al 24°, spazio per Rossini che però spara alto. Dall'altra parte Agnonese è pericolosa al 39°, mischia in aria, Leonetti calcia alto. Al 41° cross di Mattia Cardinale, la Jesina ci prova ancora con la conclusione di testa di Stefanelli. Biasella si allunga e toglie il pallone dalla traversa mettendo in calcio d'angolo. Nella ripresa Jesina che dopo 2 minuti cerca la porta sulla palla messa in area da Rossini. Alessandro Gabrielloni aggira l'avversario ma non trova la palla, sfera sul fondo. Di nuovo Alessandro Gabrielloni con pallone che termina alto cerca la conclusione al 51° sul cross teso messo in area da Strappini. Amaolo gioca le carte d'Enrico e Tommaso Gabrielloni. L'Agnonese si fa vedere col tentativo da fuori di Di Lollo con palla alta al 64° e poi ancora dalla distanza con Sivilla al 65° Giovagnoli blocca a terra. Jesina col colpo di testa di Stefanelli che termina di poco al lato sul cross di D'Enrico al 66°. D'Enrico è vivace e cerca il secondo palo dal limite al 71°, palla fuori. Ancora D'Enrico va via in area e serve Tommaso Gabrielloni al 74°. La conclusione dell'attaccante viene parata da Biasella. Poi sugli sviluppi c'è di nuovo D'Enrico sul pallone, conclusione sull'esterno della rete. Jesina che si fa arrembante nel finale, al 77° calcio d'angolo e colpo di testa di Marotta. Biasella para, ci sono proteste Leoncelle per un presunto mani. Ultima occasione all'86°, Stefanelli spizzica di testa in area di rigore, Tommaso Gabrielloni controlla e si gira. Conclusione respinta da Biasella che salva l'1-1 e il punto dei suoi. Ha fatto una buona prestazione perché considerato che qualche problemino lo avevamo. E secondo tempo abbiamo giocato con 6 under, non so se avete notato questo particolare, e la squadra ha fatto una buona prestazione, ha messo dentro tutto quello che aveva e chiaro. Di fronte avevamo un'ottima squadra, avete visto la forza dell'Agnonese, una squadra già collaudata, che ottimi giocatori, abilissimi nelle ripartenze. È chiaro, dovevamo fare un po' meglio dopo essere passati in vantaggio, invece abbiamo preso subito il pareggio e la partita stava sul filo del rasoio, una partita equilibrata, entrambe le squadre volevano la vittoria e noi ci abbiamo provato, in qualche occasione nel secondo tempo non siamo stati fortunati, però tutto sommato non posso rimproverare niente ai ragazzi che hanno fatto secondo me una buona prestazione. E tra le partite da segnalare domenica c'è un Jesina Maceratese, un super classico del calcio marchigiano davvero molto molto stuzzicante. Ed allora, cara Giulia, abbiamo il vincitore del nostro concorso. I nostri telespettatori sono bravissimi e grandi conoscitori del calcio marchigiano e non solo, perché il personaggio misterioso di quest'oggi non era facile, perché si trattava di un personaggio soprattutto famoso negli anni 50, Arnaldo Lucentini di Tolentino, un giocatore che ha avuto anche il merito di collezionare una presenza nella Nazionale Maggiore, ha giocato per molti anni nella Sampdoria, appunto la città di Tolentino gli ha dedicato una via. Quindi grandi complimenti al nostro telespettatore, tra l'altro il settore giovanile dell'Unione Sportiva Tolentino è proprio dedicato a lui e al nostro telespettatore che tra poco sarà avvisato anche i gadget offerti dai nostri sponsor. Complimenti, appuntamento a domenica prossima con un nuovo personaggio. Prima di vedere Civitanovese e San Nicolò diamo un'occhiata ai risultati di eccellenza e promozione. Campionato regionale di eccellenza, 14ª giornata, rinviate le gare di corridoni e cingoli, come detto. Vediamo il quadro delle altre partite. Urbinelli batte Fermana 3-2, Biagio Nazaro batte il Pidenze Cascinare 1-0, Grottammare batte Urbani 2-0,
Materica Montegranaro 2-1, Tolentino Monturonese 1-1, Vigor Senigallia Cagliese 0-0. Materica in testa con 37 punti, Biagio Nazaro 27, Fermana 23, Urbinelli Montegranaro Tolentino 22, Monturonese 20, Pagliare Fossombrone Vigor Senigallia 19, Grottammare 17, Corridonia 15, Cagliese 11, Ulpidense Cascinare 10, Urbania 9, Cingolana 5 punti. Andiamo al girone A, dove sono state rinviate 4 gare, esattamente quelle di Colbordolo, Offagna, San Marcello e Sant'Angelo in Vado. Giocate Atletico Alma batte Apiro 2-0, Castelfidardo batte Real Metauro 2-0, Falconarese passa Tempese 1-0, Marotta Belvederese 2-1, Valfoglia Vismara 0-1. Classifica incompleta, Castelfidardo 30, Vismara 27, Atletico Alma 25, Marotta 21, San Marcello e Gallo 20, Pian di Mereto 19, Real Metauro Valfoglia 18, Simana Passetempese 16, Castelfrettese Vadete e Belvederese 15 punti, Apiro e Falconarese 14, Real Montecchio 12, Fortitudo Fabriano 11. Girone B, rinviate le gare di Treia e Montegiorgio, giocate a Castel di Lama, Folgore batte Atletico Trentina 2-1, Casette Verdini Potenza Picena 0-0, Cuprense batte Monticelli 3-2, Monteluponese Sirona Umana 0-1, Porto Potenza Settempe dai San Marco Porto Recanati 2-2, Visma Cerata batte Loreto 3-1, Sirona Umana in testa con 27 punti, Porto Recanati 26, Visma Cerata 25, Folgore e Montegiorgio 24, Ora Treia 23, San Marco 21, Monticelli e Trodica 20, Porto Sant'Epiglio 18, Settempe 17, Casette Verdini e Cuprense e Loreto 16, Porto Potenza 15, Potenza Picena 13, Monteluponese 11, Atletico Truentina 8 punti. Quarta vittoria consecutiva in campionato per la Civitanovese, battuto il San Nicolò per 2-1. Vediamo come dal nostro servizio. Limonta Sport è leader indiscusso nella produzione e distribuzione di erba sintetica per lo sport, grazie agli oltre 30 anni di esperienza nel settore. Collabora con le maggiori federazioni internazionali sportive che la scelgono come produttore preferenziale per salvaguardare la sicurezza e la salute dei giocatori. Limonta Sport punta da sempre sull'innovazione nei prodotti per outdoor, indoor e landscaping per ogni tipo di sport. Unica azienda in Italia FIFA Preferred Producer, il cui fine è portare prodotti di alta qualità al servizio di club, comuni, associazioni. Limonta Sport, playing on a dream. È ufficiale, il momentaccio della Civitanovese è davvero alle spalle. Lo certifica il successo ottenuto con cuore, testa e muscoli contro l'Ostico San Nicolò, presentatosi rafforzato ma che ha subito la feroce determinazione di raviste e soci che davvero hanno dato ora una bella spallata alla classifica, decisamente più confortante. Match condizionato da un fortissimo vento che nella prima frazione ha spirato alle spalle degli abruzzesi. Lì Citano ha dato il meglio portandosi in vantaggio e correndo pochissimi rischi grazie ad un'efficace diga sulla mediana e alla buona prova di Sensi e Mallus. Qualche sofferenza in più nella ripresa con brividi finali, ma nulla da obiettare sul verdetto conclusivo, la versione del tecnico ospite Cifaldi. Ma vi dico, in un periodo così, se mi sembra che quanti tiri nello specchio a porta abbiamo presi noi, mi sembra due gol. 100% di realizzazione da parte della Civitanovese. E noi sicuramente siamo una squadra in difficoltà, questo si sa, però oggi non mi sembra che Civitanovese sia sforzata più di tanto per vincere la partita. Poi chiaramente il vento ha falsato completamente la partita e penso che sia stato determinante in due episodi dove abbiamo preso gol noi, uno nel primo tempo dopo un minuto. Niente, l'unico rammarico è che questo ci succede da sempre, perché se andiamo a guardare la partita con l'Ancona, autogol, andiamo a guardare a Celano, stesso tipo di partita, è un momento che gira veramente male, però dico che perlomeno la squadra ha provato a reagire e penso alla fine, se riuscivamo a fare il pareggio, nessuno gridava lo scandalo. Punti di vista, ovviamente. San Nicolò con i nuovi Gabrieli, Zebi e Chicco nella Civitanovese, esordio di Covelli mentre Digne è in tribuna. La cronaca, il vantaggio arriva in avvio, Covelli lavora un buon pallone e serve Galli, Dorazio va in totale confusione ed il bomber di sinistro infila Ciccarone. Insistono i rossoblù, cross col contagiri di la vista, il portiere abruzzese anticipa di un soffio Galli. Al 22esimo si affacciano in avanti gli ospiti, punizione di Zebi, deviazione scellerata di Boateng, ma è solo calcio d'angolo. Poco dopo Petronio vede Perozzi fuori dai pali, prova a sorprenderlo ma sbaglia di poco la mira. Biso sfodera un assist prezioso per Covelli, fermato per una molto dubbia posizione di offside. Il tempo si chiude con una chance per Zebi, il tiro dal limite termina al lato. Ripresa, Perozzi serve con le mani la vista, il contropiede si sviluppa con Galli per Biso, tiro deviato con Ciccarone che esce sulla vista.
Al nono arriva il raddoppio, rimessa di Filopati, cross di Galli e la vista di testa in tuffo, avete capito bene, batte Ciccarone. Locali vicino al terzo gol con Covelli, poi l'arbitro sorvola su questo netto fallo di De Santis su Covelli. La gara poi si riapre alla mezz'ora con Padovani che sguscia tra due difensori ed insacca. Difesa questa volta non incolpevole. Due occasioni nel finale con Chicco e Padovani non mutano la sostanza delle cose e Citano può festeggiare, così come il suo allenatore Giovanni Cornacchini, decisamente risollevato. Oggi sei d'accordo nel dire la migliore Civitanovese nel primo tempo, controvento, gol del vantaggio e rischi pochissimi? Ma era quasi impossibile giocare sinceramente nel primo tempo perché c'era un vento veramente assurdo. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare cercando di limitare i danni, abbiamo creato anche diverse situazioni dove potevamo fare ancora meglio. Siamo andati in vantaggio, la partita sinceramente mi sembra che loro abbiano fatto un tiro in porta, anzi due, però insomma una partita giocata con la testa giusta, con la volontà di ottenere il risultato importante, con delle difficoltà perché Mattia Biso aveva qualche problema al piede, quindi era una partita dove ha sofferto un pochettino. Dove lo stesso Ciccio Covelli è un giocatore che la prima partita che faceva, un giocatore sinceramente determinante per noi. Io lo conoscevo, ma mi ha fatto un'ottima impressione proprio dal punto di vista del temperamento, della sostanza. Un giocatore che c'è e si sente. Poi sono contento per lo stesso Giorgio Galli, Giorgio Lavista, insomma, giocatori che stanno facendo molto, molto bene. Insomma, mi sembra che la squadra stia lavorando bene e rispetto a prima facciamo qualche gol in più. Che è determinante ovviamente. Che è determinante, che è fondamentale, quindi non è che si inventa niente. Qualche sofferenza in più nel secondo tempo? Qualche sofferenza in più perché ho dovuto spostare, levando Biso, ho dovuto mettere Marco Malus, quindi era un azzardo, però non volevo giocare con 5 fuori quota e quindi ho giocato con Marco Malus lì da centrocampista, che secondo me lo può fare benissimo e l'ha fatto bene. Abbiamo sofferto un pochettino su ste palle lunghe in verticale dove si reggeva male la traiettoria perché il vento ti condizionava, però insomma il risultato secondo me è giusto. La squadra che ha riacquistato soprattutto fiducia oltre che una posizione di classifica tranquilla? Ma, ti dico, ma c'era anche prima, io ti dico le problematiche di prima erano talmente evidenti che era inutile nascondersi, la problematica è che tu non riuscivi a fare gol nonostante le occasioni che avessi avuto. Il problema è se l'occasione non ce l'avevi, l'occasione ce l'hai adesso, riesci a concretizzarla un pochettino di più e cercheremo di migliorare ancora. Primo gol in carriera di testa di Lavista? Non lo so se è il primo, però insomma anche lì in tuffo, ha fatto anche una bella giocata a Galli, che gli ha messo una grandissima palla. No, ma sono contento, sono veramente molto contento. Ben ritrovati in studio, rigorosamente in diretta, le Marche nel pallone, il pianeta di eccellenza giunto alla 14ª giornata di campionato. Cos'è successo? Vince ancora il Matelica che a domicilio batte di misura 2-1 il Montegranaro, l'unica che tiene il passo è la Biagio Nazaro Chiaravalle che anch'essa di misura a 5 minuti dalla fine riesce a vincere 1-0, ma la distanza è molto siderale, ben 10 punti tra la prima e la seconda. Se pensiamo poi la distanza che c'è tra il Matelica e la terza forza del campionato che è la Fermana, i punti addirittura salgono a 14, veramente tanti. Due partite rinviate, l'aveva già detto Andrea, Corridonia Forza Impronese e Cingolana Pagliare, un solo 0-0 tra Vigor e Cagliese, nessuna vittoria esterna, una doppietta quella di Simoncelli dell'Atletico River Urbinelli che ha fatto sì che la formazione pesarese vincesse 3-2 a domicilio contro la Fermana, che oggi perdendo cancella uno dei pochi zeri che è rimasta nella classifica del campionato di eccellenza, ovvero quella delle squadre imbattute, aggettivo di cui da oggi in poi fino alla fine di questo campionato non si potrà fregiare più nessun'altra squadra. Però cosa è successo in settimana? Quello che ha tenuto banco, parliamoci chiaro, è il mercato, perché sono successe davvero tante cose. Partiamo dalla Serie D e partiamo dalla San Benedettese che ha tesserato Alessandro Onesti, svincolato, centrocampista, svincolato dalla Miternina, svincolati a sua volta dalla San Benedettese Guglielmi e Vavalà. La Maceratese ha svincolato 9 giocatori nell'ordine, De Cesaris che è andato al Martinsicuro, Calvaresi che tornerà all'Ascoli, Zeperes che forse andrà al Tolentino, Biancucci e Troli si sono accasati al Grottamare, Bucci alla Folgore Falerone, Facciaroni al Potenza Picena, Filiaggi al Monticelli per sostituire Poli che a sua volta è andata alla Folgore Falerone e Ciucci che è andato al Trodica. La Maceratese, la casella acquisti aveva già Carlo Luisi e Gianluca Segarelli, Civitanovese, in
ingaggiati Francesco Ciccio Covelli e Adamo Digno dall'Isernia. Dopo 2 anni e mezzo però se ne va Stefano Mandorini e si è accasato al Termoli. L'area canatese aveva già preso la settimana scorsa Simone Cavaliere, in settimana tesserato Alessandro Rossi, dal Monte Granaro invece ha svincolato la ormai ex coppia di attaccanti, ovvero Pagliardini e Miani. Oh, andiamo avanti, la Jesina ha ceduto Emanuele Gabrieli e Moreno Zebi al San Nicolò, l'abbiamo visto poco fa l'intervista a Cifaldi, però ha tesserato Francesco Marotta, che Amau lo conosce bene per averlo avuto in quel di Morro d'Oro. Vis Pesaro, svincolati Gianluca Urbinati, Gianmarco e Giorgio Vagnini, hanno tesserato, anche se bisogna andare a leggere veramente tra le righe dei quotidiani, Andrea Tonici, ex capocannoniere dell'Eccellenza, reduce da un infortunio, ma probabilmente verrà buono per la fine del campionato, nonché Giovannelli, il giovane Giovannelli, classe 93, che era già della Vispesaro. Ancona, nulla da dichiarare al riguardo, se non la cessione del portiere Rosti al Casa Castalda, che sta in Serie D Umbra. Al voce ingressi nell'Ancona abbiamo Ingari e Cossu, che sono già 3 settimane che sono tesserati con i dorici, ma Cossu ancora deve esordire perché deve venire il transfer dalla Federazione Svizzera, dove ha giocato appunto Andrea Costa. Passiamo all'Eccellenza. Dopo il terremoto della settimana scorsa in quel di Senigallia, terremoto questa settimana al Corridonia, perché se ne sono andati Yuri Barucca, Camillini, che è stato anche nostro ospite, che andrà in Eccellenza, Romagnoli, e il capitano di mille battaglie, ovvero Martino Martinelli, che se non erro è andato alla Lorese. Cingolana ha fatto la parte del leone grazie agli innesti di Davide Testa, di Nicola Focante, e aveva già preso il qui presente Gabriele Bonsignore. Il Pidiense Cascinare, acquistati Marco Tramannoni e Claudio Cacciatori dalla Folgore Falerone, svincolato Alessandro Marani. Fermana, intanto in società entra Max Fanesi in qualità di direttore sportivo. Sono stati svincolati praticamente tutti gli attaccanti, infatti oggi non so davvero, giudici, chi ha messo in campo nel ruolo di punta, perché sono stati svincolati Ilario Lepre, Michele Consolazio e il centrocampista Luciano Casim, che tornerà in Argentina. Sembra quasi fatto per Ranieri Pirro, ma è sicuramente fatta per il fratello di Bolzan, ovvero Marcos Bolzan, proveniente dal Sulmona, Eccellenza abruzzese, ed è fatta anche per Marcattili del Grottamare. Grottamare che tessera, come già detto, Biancucci e Trolli dalla Maceratese. È stato tesserato anche il portiere De Torre, ex Chieti. Monte Granaro ha ceduto Rossi, già detto, all'area canatese, svincolato Andrea Diamanti, ha acquistato il portiere Stefanini dal Bassiano, Eccellenza laziale, ceduti i giovani Tirabasso e Meschini al Monte Giorgio. Il Tolentino, dopo aver svincolato Aifuva la settimana scorsa, ha svincolato anche Ballello, e la Vigor Senigallia, dopo i 6 senatori svincolati la settimana scorsa, ha tesserato la punta Andrea Chiarucci dal Biagio Nazaro, di cui tra poco vedremo il servizio. Notizia di servizio invece, la partita di Coppa Italia, la semifinale di Coppa Italia tra Matelica e Forsempronese, che la settimana scorsa non si è giocata per impraticabilità del campo di Matelica, o meglio si è giocata ma è stata sospesa sul punteggio di 1-0 per il Matelica, si giocherà mercoledì prossimo 12 dicembre alle ore 14:30 allo stadio di Matelica. Credo di aver riassunto tutto ciò che è successo in fase di calciomercato in questa lunga e tormentata e anche piena di colpa di scena di settimana. Adesso i fuochi d'artificio li faranno i giocatori della Cingolana, gli ospiti e anche, credo, Gabriele Morganti. Esatto. Allora, proprio a partire dai nostri ospiti della Cingolana, in particolare a Monaldo Mazzieri, abbiamo già sentito in questo polpettone di calciomercato chiamato in causa più volte la Cingolana, no? Che è proprio tornata sul mercato. Questo, facciamo un passo indietro, implica anche che c'è stata una svolta importante dal punto di vista societario, dal punto di vista economico, no? Sì, ebbene, quest'estate siamo partiti proprio, diciamo, a zero, perché purtroppo le finanze, non avevamo le finanze giuste per poter allestire una squadra, diciamo, più o meno competitiva, e abbiamo dato precedenza a risanare tutte, diciamo, le vecchie pendenze che avevamo in corso. Abbiamo dato precedenza a questo punto, e adesso siamo arrivati a dicembre che, bene o male, queste pendenze sono state saldate, diciamo, ecco, entro gennaio saranno saldate quasi tutte. E allora, diciamo, abbiamo
abbiamo avuto un piccolo avanzo. Non avete perso neanche tempo, insomma, esatto, no? Vi siete dati subito. Sì, perché giusto che chi lavora venga pagato. Da noi perlomeno è successo sempre così. E allora abbiamo dato ancora una volta precedenza a questo e adesso siamo arrivati che, come dicevo prima, qualche spicciolo è avanzato e allora abbiamo cercato di rafforzare la squadra dove, diciamo, credevamo che bisognava operare. Anche perché, correggimi se sbaglio, la posizione in questo momento vi è assolutamente contro, però voi avete dichiarato più volte che non ci state a sentirvi già, tra virgolette, retrocessi, no? No, giustamente. No, perché diciamo qualche partita sì l'abbiamo persa e meritatamente, perché tanto le immagini e chi l'ha vista se ne sono resi conto, però qualche altra partita purtroppo c'è stata, diciamo, un po' rubata tra virgolette, perché ecco, non meritavamo di perdere 2-3 partite in casa e allora magari avevamo 8-9 punti, eravamo lì, perciò per noi non abbiamo ammainato bandiera bianca e abbiamo cercato di rimediare il più possibile e forse non si sa se magari giungerà qualche altra occasione, se si potrà ritornare anche a rinforzare ancora di più l'organico. Ecco, a proposito di rinforzi di organico, Gabriele Bonsignore è tra questi acquisti, diciamo, di questi giorni, di questa tornata della Cingolana. Un ritorno per te a Cingoli, che cosa ti ha convinto? Innanzitutto mi ha convinto la società, perché è una società molto seria. Quindi, poi comunque io qui sono stato bene e non ci ho pensato due volte a risalire. Anche perché scegliere di andare, senza nulla togliere ovviamente la Cingolana, però in una squadra che in questo momento lotta per risalire proprio dai bassi fondi della classifica, no? Significa che c'è anche un attaccamento forse sì, particolare. Sì, molto, e per me sarà una grossa soddisfazione questa qua insieme ai miei compagni, al mister, per salvarci. Dico, è stata una scommessa questa. Mister Gabriele Morganti, allenatore non solo di categoria ma grande esperto di calcio, che impressione ti sei fatto dell'eccellenza di quest'anno? In pratica il Matelica ha già, come ho detto prima, 10 punti di vantaggio sulla seconda e questo vantaggio peraltro non accenna assolutamente a diminuire, il campionato è già finito? No, finito non lo è mai finché non c'è la matematica, certezza, però è chiaro che lì hanno fatto un lavoro importante da gennaio dell'anno scorso, erano in promozione, hanno fatto gli acquisti importanti e poi lo hanno stravinto, lo hanno ancora più potenziato, i fatti lo dimostrano. È chiaro che forse mancano, non è tanto il Matelica che è forte forte, che lo è per carità, ma le squadre che dovevano fronteggiarle probabilmente non hanno creato, per motivi vari, squadra all'altezza, perché un distacco di questo tipo a 13, 14, 15 partite, non so quante ne sono passati, di campionato è eccessivo secondo me, perché nei campionati si fa fatica a vincere anche se affronti le ultime, le penultime, è difficile se non sei tutti al 100%, quindi la Fermana stessa che era partita con una società, un allenatore poi ha cambiato, cioè queste variabili che ci sono in certi momenti in queste categorie, in queste società, hanno per il momento dato carta bianca al Matelica, indubbiamente. Senti Cristian, a te che effetto fa questa eccellenza di quest'anno? Anche perché nel Matelica gioca il tuo amico calciatore, ma soprattutto quando anche la Samba è stata in eccellenza, anche l'Ancona, non c'era mai stato un campionato, diciamo, così facile per quelle squadre che hanno preparate per dominare e vincere il campionato? Ma facile no, credo che il Matelica comunque sia, che sia più forte delle altre. Io adesso non so quanti non ha fatto nessuna sconfitta, mi sembra, sì, no, una sconfitta ha perso una volta a Cagli, quindi una volta sola, penso che abbia fatto tutte vittorie e un pareggio, no? Sì, quindi abbia perso pochissimi punti di quelli che poteva guadagnare. Credo che il Matelica effettivamente sia una squadra attrezzata per vincere, soprattutto rispetto alla Fermana che, come diceva il mister, ha cambiato un allenatore, quindi poi qualche vicenda societaria particolare non ti permette forse di dare il 100%, credo che il Matelica
a parte i giocatori, ma comunque sia la società abbia iniziato un progetto già da prima e quindi si è avvantaggiata anche da questo punto di vista. Gabriele Bonsignore, invece abbiamo parlato di che idea si sono fatti del campionato, tu invece che idea ti sei fatto della Cingolana? Beh, adesso piano piano questa Cingolana prende forma con gli innesti, ecco, dell'attaccante destra e del difensore Nicola Focante. Adesso dobbiamo risalire in fretta e fare bene anche per il paese che ci sostiene, ecco, e la società dopo tutti questi sforzi che sta facendo. Andiamo a vedere adesso il primo servizio di eccellenza, cioè Biagio Nazaro, il PDNC Cascinare. Vediamo. Quest'inverno scegli il nostro pneumatico ricostruito con mescole termiche. Ecologico, sicuro, economico. Rispettiamo l'ambiente, impiegando quasi la metà delle risorse che servirebbero a creare un pneumatico nuovo. Garantiamo ottime prestazioni con il massimo dell'affidabilità. Risparmia con i nostri ricostruiti di qualità completamente made in Italy, lavorati dai nostri tecnici specializzati ed omologati tu. A Fermo e a Piediripa di Macerata, Rifer Gomme. Scelte da professionisti. Era anche il confronto fra una delle difese meno perforate del torneo per quanto concerne il rosso-blu e uno degli attacchi meno prolifici per quanto riguarda gli ospiti. Terreno in buone condizioni nonostante la nevicata di ieri, ma giornata caratterizzata dal forte vento. Il primo sussulto dell'incontro è dell'Elpidiense Cascinare e cade al minuto 5. Tramannoni serve in area Luisi che, complice l'uscita dai pali di Cola, conclude sopra la traversa. Primi 20 minuti ad appannaggio della compagine di Calcabrini, poi la Biagio Nazaro inizia a farsi viva in fase offensiva, come al minuto 26. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Rossi effettua un cross in area, colpo di testa di Sbarbati, interviene in due tempi Mori. Gli risponde al 28esimo l'Elpidiense Cascinare con una conclusione pericolosissima di Aloisi da oltre 20 metri, smanaccia Cola e sfera che colpisce il palo. Al 39esimo per la Biagio Nazaro rasoterra di Donzelli che chiama Mori alla deviazione in calcio d'angolo. Primi 45 minuti che vanno in archivio sul punteggio di 0-0 a testimonianza dell'equilibrio visto in campo. Con le immagini passiamo al secondo tempo, Biagio Nazaro subito pericoloso al terzo minuto, Domenichetti serve Sbarbati, sotto rete rimedia Mori in uscita facendo sua la sfera. Al 12esimo ammonito Mariani per simulazione in area, gli ospiti invece protestano chiedendo il penalty, fa proseguire l'arbitro. 29esimo per la Biagio Nazaro, sinistro di Alessandrini a lato. 33esimo ancora Biagio Nazaro, grandestro di Costantini che trova pronto Mori alla respinta. Il forcing della squadra di mister Fenucci è premiato al minuto 40 con Alessandrini che prolunga di testa per Sbarbati, diagonale vincente del numero 7 che sblocca l'incontro. Finisce 1-0 per la Biagio Nazaro, match winner Sbarbati, rosso-blu che conservano la seconda piazza del campionato e il Pidiense in Cascinare, la cui posizione in classifica inizia ad essere insidiosa. Allora, mister Fenucci, anche oggi 3 punti d'oro che fanno conservare la sua squadra la seconda piazza del campionato. Un giudizio comunque sul match vinto 5 minuti dalla fine. Ma una partita equilibrata, difficile, contro una squadra forte, contro una squadra ben messa, e complimenti a Sergio Calcabrini. È un amico, è bravo, lo sapevo, che ci avrebbe dato filo da torcere. E poi quando abbiamo gettato un po' il cuore oltre l'ostacolo abbiamo anche spostato Alessandrini, come spesso succede da quando lo alleno io, l'abbiamo spostato nel ruolo, diciamo, di centravanti, abbiamo avuto un po' più forza fisica, abbiamo avuto un po' più seconde palle da giocare e in una di queste sono stati molto bravi tutti, in particolare Alessandrini, Donzelli e Sbarbati, che poi ha segnato un gran gol. Quindi credo che nel secondo tempo la vittoria sia legittima, ottenuta comunque con un atteggiamento coraggioso, un atteggiamento propositivo, ed è quello che mi piace della squadra.
Noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, abbiamo creato, abbiamo preso un incrocio di pali e abbiamo creato molto. E poi nel secondo tempo, penso una decina di minuti, sì, abbiamo trovato difficoltà quando loro hanno spostato il loro difensore centrale a fare l'attaccante, molto probabilmente perché non avevano più carte da giocarsi, perché noi eravamo molto bene messi in campo e di conseguenza ripartivamo. E abbiamo avuto qualche difficoltà lì, ma una decina di minuti, non di più. E poi dico un pochettino per tutelare la mia squadra che bisogna avere anche degli arbitraggi equi, cioè che da una parte e dall'altra siano della stessa misura. Allora, ben ritrovati. Un attento telespettatore ci segnala che in effetti, non ho detto che il Monte Giorgio ha acquistato Pulcini, che era svincolato credo dal Pagliare, quindi me ne scuso, ma tra 60 nomi è veramente difficile prenderli proprio tutti. E infatti un altro che non ho preso e che anzi a cui porgo i complimenti per l'acquisto è quello di Michele Pietrella, ex giocatore dell'Aquila, ex giocatore della Maceratese, ha fatto sempre la Serie C1, la C2 e la Serie D. Michele Pietrella stava all'Aquila ed è stato acquistato dall'Elvia Recina di Macerata, insomma società che milita addirittura in prima categoria, quindi veramente complimenti per l'acquisto, perché è un acquisto non solo a sorpresa, ma è un acquisto di, non di categoria superiore, di due o tre categorie superiori. Detto questo, passiamo Giulia a parlare con il nostro ospite, no? Davide Testa, che è giovanissimo, ha praticamente 21 anni, tra poco è anche il suo compleanno, tra 9 giorni, quindi ti facciamo gli auguri in anticipo, caro Davide, e soprattutto caro Davide, ben tornato nelle Marche, perché hai lasciato un ottimo ricordo di te a Macerata, ben 12 gol in quella che all'epoca era la Fulgor maceratese, poi sei andato in Serie C a Foligno, poi che è successo? Avevi spiccato il volo, poi? C'è stato un po' di problemi societari. Dove? A Foligno. Ah. Perché io volevo rimanere a Macerata. Poi il procuratore mi ha portato a Foligno, adesso sono andato in C1. Ho partito bene, ho cominciato bene. Poi c'è stato un po' di problemi in società. Pagliari si aveva dimesso e non ho... proprio c'è stato un casino lì. Mm. E ho fatto la rescissione e sono andato giù in Sicilia. Ma sei passato praticamente dalla serie, diciamo, dai professionisti, sei ritornato in dilettanti, in promozione. Addirittura in promozione, quindi due o tre categorie, cioè è stato un colpo abbastanza basso per un giocatore. Però subito dopo un mesetto sono andato in Serie D. Al Marsala. Com'è andata? Siamo retrocessi alla fine. E la scelta di venire a Cingoli, al balcone delle Marche? Nelle Marche si sta bene, spero... L'ho ottenuto questo obiettivo 2 anni fa con la Maceratese e spero di ottenerlo anche adesso con la Cingolana alla salvezza. Senti, quindi speri, detto chiaro e tondo, speri anche che questa nuova esperienza nelle Marche in provincia di Macerata ti porti fortuna tanto quanto ti aveva portato fortuna, di la verità. Sì, spero di sì. A Macerata ho fatto benissimo. Spero di rifarmi a Cingoli e alla fine facendo 2 o 3 risultati se ne esce fuori, va. Beh, te lo auguro perché te lo meriti, insomma, visto che eri riuscito a andare nel professionismo. Monaldo, senti, io vorrei sottolineare una cosa. Tu hai parlato a battito d'ali d'uccello, di farfalla quasi, no? Della situazione estiva della Cingolana, che c'era crisi, il presidente Pelagage non è riuscito a cedere alla società, o meglio, nessuno si è fatto avanti per prendere la società, però io vorrei sottolineare che credo, poi tu credo, se lo confermerai con parole tue, che è stato praticamente quasi un atto di affetto, di amore del presidente Pelagage, poi ripartire nuovamente e non abbandonare una società che ha alle sue spalle, credo, ben 9 campionati consecutivi di eccellenza, parimenti alla Biagionasa. No? È stato veramente una passione proprio. Diciamo sì, perché quest'estate, come hai detto te, la società è stata proposta a costo zero, con già in programma il ripianamento dei debiti, però nessuno si è fatto avanti. Quindi poteva anche non iscriverla, insomma. Esatto, sì, diciamo l'andazzo era quello, la non iscrizione al campionato. Poi, ecco, con assemblee contro assemblee, purtroppo nessuno si è fatto avanti, che abbiamo fatto? Il vecchio gruppo dirigenziale ha ripreso in mano tutto, dando precedenza però al pagamento delle pendenze pregresse. E siamo ripartiti con un manipolo di giovani. Esatto, i giovani che avevamo, e qualche altro ragazzo, diciamo, un po' più temprato, però alla base sempre giovani. Anzi, colgo l'occasione per ringraziarli, perché
Anche loro comunque sia ci stanno dando una grossa mano e speriamo che anche per loro arrivi questa salvezza, perché se lo meritano, che lavorano tutti i giorni sempre con grande impegno e passione. Senti Gabriele Bonsignore, abbiamo visto diversi sms che insomma ti reclamano e qualcuno dice anche sei sprecato per questa categoria. Beh, questo boh, non lo so, grazie a chi l'ha mandato. Spero di fare bene qui per poi andare avanti, insomma, fare sempre meglio. Ma quali sono i tuoi obiettivi futuri? A proposito, magari l'obiettivo adesso è salvarmi, poi vedremo. A proposito di salvezza, mister Morganti, guardando un po' il panorama di eccellenza, quali sono le squadre che in questo momento non navigano in buone acque che secondo te avrebbero potuto fare meglio? Ma io credo, o che ci si aspettava magari facessero meglio? Sì, io credo che... ma il campionato ancora per me è molto lungo. Poi ripeto, io credo che possa cambiare tanto con questa finestra di mercato, perché la Cingolana, ad esempio, ne è un esempio, che se riesce ad azzeccare i giocatori giusti, ma tutti che abbiano lo spirito giusto, tutto può essere risolto, oppure si può alleviare quello che in questo momento può essere una situazione critica. Quindi io credo che tutte le squadre, a prescindere da dove sono in questo momento, avendo ancora 6 mesi di campionato, possono fare chi bene può peggiorare e chi in questo momento è in difficoltà può far bene. Guardando invece verso la vetta della classifica, chi è che sta facendo bene è la Biagio-Nazzaro. Sì. Che se non ci fossero stati questi 10 punti, no, di distacco... Io l'avevo vista quest'estate, mi era molto piaciuta, perché poi se ne è parlato poco, ma la Biagio-Nazzaro è un giocatore importante, soprattutto nel reparto offensivo, è una squadra molto importante. Poi si è portato da Iesi quello che gli ha fatto la spizzata adesso, che è altro Alessandrini. Giocatori, il fratello di Fenucci, che sono giocatori molto molto bravi. Ma poi quindi... peraltro Gabriele, scusa se ti interrompo, ma ecco, ho avuto un flash, perché la Biagio-Nazzaro peraltro, oltre che essere molto brava in attacco come tu dicevi, ha la prima difesa del campionato unitamente a Mateli, che ha solamente 7 reti. Esatto. Quindi è una squadra molto equilibrata, e poi il segreto è sempre quello, avere equilibrio, prendere pochi gol e fare gol fondamentalmente. Quindi la squadra mi era piaciuta e non mi stupisce che si trovi in quella posizione. A proposito di squadre che risalgono la china della classifica, il Tolentino ne è un po' l'esempio, no? È vero. Il Tolentino era partito con tante sconfitte, poi invece ha fatto una bella serie di vittorie. E credo che sia nella parte che merita. E devo dire anche che adesso voglio lanciare... C'è il mio amico che allena, Giuseppe De Amicis, che allena il Grottamare, anche lì fino a un mese fa aveva fatto solo pareggi, non vincevano mai. Adesso mi sembra che si stia un po' andando meglio, quindi sono contento anche per lui. Poi vedremo anche il servizio del tuo amico di Grottamare. Adesso però abbiamo citato il Tolentino, allora andiamo proprio a vedere la partita tra il Tolentino e la Montoranese. Ancora qualche istante... Prima di vedere anche questo servizio, un'ultima, allora ne approfittiamo per fare un'altra battuta con mister Morganti. Poi, insomma, tra quelle che si sta portando avanti c'è anche il Monte Granaro di Iaconi. Sì, ma credo che quella comunque era una squadra che minimo dovrebbe fare i playoff, quindi non mi stupisce anche questo, anche se oggi credo che abbia perso lì a River Urbinelli, mi sembra. No, la Fermana ha perso lì. No, comunque volevo dire dell'eccellenza, mi dispiace un po' per la Vigor Senigallia, dato che ancora non c'è la squadra della mia città, perché avendo perso per motivi finanziari giocatori molto importanti, lì hanno un settore giovanile che credo che nelle Marche abbiano in pochi, sia per il valore dei giocatori, ma anche soprattutto per la metodologia di allenamento che hanno. Quindi adesso giocano tanti giovani, ma può darsi che bisognerà vedere fra qualche mese dove arriveranno. Mi auguro che riescano a stare in posizioni serene e tranquille, perché hanno un ottimo allenatore e dei giovani veramente preparati. Dalla regia ci dicono che adesso il servizio è pronto, allora andiamo a vedere Tolentino-Monturanese.
Senza acqua si può con Limpo, l'innovativo sistema ecologico di lavaggio auto. A Civitanova Marche, nel parcheggio coperto del centro commerciale Civita Center, c'è l'area beauty a secco per l'auto. Clean Car, concessionaria Limpo per la regione. Prodotti brevettati, più accurati dell'autolavaggio tradizionale. Non graffiano e lasciano un sottile strato di lucidatura protettiva. Non consumano acqua né energia elettrica e non inquinano l'ambiente. Trattamento esterno, interno, tappezzeria, antibatterico, rigenerante per la pelle. Clean Car con Limpo elimina ogni traccia senza acqua. A Civitanova Marche, nel parcheggio coperto del centro commerciale Civita Center, uscita a 14, c'è Clean Car, pulito come nuovo, senza acqua. Finisce in parità il match fra Tolentino e Monturanese. Il risultato matura al termine di 90 minuti giocati a viso aperto dalle due formazioni, che non hanno lesinato grinta e voglia di portare a casa il successo. L'incontro, maschio, con ben 8 ammoniti, non è stato spettacolare, ma comunque evidenziato le doti e i difetti delle due squadre. Manovriero, sempre pronto al gioco palla a terra e con dei meccanismi offensivi ben oleati il Tolentino, anche se spesso poco lucido e impreciso in fase di impostazione della manovra. Determinata, quadrata e ben disposta al sacrificio la Monturanese, impeccabile in fase di non possesso palla ma meno efficace al momento di rifinire l'azione. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai cremisi, che hanno cercato con più convinzione la via dei tre punti ma non hanno saputo chiudere la gara. I bianco-blu, al settimo risultato utile consecutivo, si dimostrano una squadra coriacea, quadrata e molto ben organizzata, capace di leggere con lucidità la partita, di non sfaldarsi di fronte alla difficoltà dello svantaggio e di credere, fino alla fine, nella possibilità di uscire indenni della vittoria. Per quanto riguarda le formazioni, Zaini deve rinunciare all'infortunato Iachini, ma non cambia il modulo base nel tridente, quindi con Cognini e Bernabei trova spazio Samuele Ruggeri. Stefano Senigallesi, trainer della Monturanese, conferma 10 undicesimi dello schieramento che ha pareggiato in casa con la Fermana. L'unico cambio riguarda il binario offensivo di sinistra, dentro il classe 91 pericolo per Elia Santoni, che si accomoda in panchina. Arbitra Luigi Cosignani di San Benedetto del Tronto, terreno di gioco allentato dalle precipitazioni della settimana e clima freddo, seppur accompagnato da un pallido sole. Prima dell'inizio è stato osservato un minuto di silenzio in memoria dell'onorevole Roberto Massi Gentiloni Silveri, ex sindaco di Tolentino, scomparso questa mattina ad 81 anni. Prima nota di cronaca arriva al tredicesimo, incursione di Ionni sulla destra, sul suo cross Cognini si arrampica e trova l'impatto con la sfera, ma non la precisione, palla sul fondo. Le squadre cercano con frequenza l'azione manovrata, i padroni di casa mancano di velocità nel girare il pallone, gli ospiti di imprecisione nei passaggi. Entrambe le compagini non buttano mai via la sfera, cercando sempre di ragionare senza ricorrere al lancio lungo, ma la buona fase di non possesso palla è la protagonista assoluta dei primi 20 minuti. Proprio allo scoccare del ventesimo, errore di Minopoli nel rilancio e fallo di Federico Ruggeri sugli sviluppi del piazzato, la palla termina a Marcantoni che svilgola malamente il sinistro. Trascorrono 8 minuti e ci prova Samuele Ruggeri che converge sul suo piede buono il sinistro, ma la sua conclusione termina al lato con Natali che comunque controlla la traiettoria della sfera. Latitano le occasioni da rete, il fattore tattico la fa da padrone, gli ospiti si dimostrano compagine davvero ben organizzata e molto quadrata, i padroni di casa spesso cozzano contro il muro mediano bianco-blu e non risultano brillanti al momento di trovare l'ultimo passaggio. Al 32esimo fallo di Biagioli sulla sinistra che viene ammonito, sulla punizione la difesa si rifugia in angolo e dal seguente tiro della bandierina Cognini ostacolato da Lapi non trova il tempo giusto per colpire con precisione e la sfera termina sul fondo. Solo un episodio sembra poter sbloccare la contesa ed arriva al 41esimo. Samuele Ruggeri pesca con un filtrante millimetrico Federico Ruggeri sulla corsa. Il numero 3 entra in area di rigore, martella, allarga il braccio per frenare la velocità del terzino che cala a terra. Per Cosignani l'intervento è da rigore e dagli 11 metri Cognini timbra il suo decimo sigillo in campionato, andando poi a festeggiare alla sua maniera sotto la gradinata Pallorito. Compagine di Senigallesi reagisce subito al 44esimo, Pericolo vince un rimpallo e mette al centro un pallone velenoso che attraversa l'area di rigore, ma Negaldo e Raffaeli arrivano sulla sfera. Nel primo di recupero ci prova Pericolo di testa su cross di Marcantoni dalla sinistra, buona l'elevazione e la potenza ma manca l'angolazione, Lori blocca a terra senza affanni. E questa è l'ultima emozione di un primo tempo soporifero in quanto ad occasioni di gioco e che il Tolentino chiude in vantaggio, premiata la costanza nell'attaccare dei padroni di casa che non sono stati effervescenti ma molto determinati e ben organizzati. La prima occasione della ripresa arriva all'ottavo su corner battuto da Ionni, Cognini colpisce di testa ma non inquadra lo specchio. Passano 3 minuti e Cosignani ammonisce Rossi per farlo su Frinconi non concedendo il vantaggio a Cognini che si trovava in ottima posizione per scaricare a rete il destro. Al 16esimo della ripresa, percussione ancora di Ionni sulla sinistra, uno dei migliori dei suoi, palla al centro per Bernabei che porta la sfera sul sinistro ed esplode. La schiena di squarcia è provvidenziale ed evita il raddoppio locale. Un minuto dopo è Ionni a beneficiare di un errore nel disimpegno di Lapi, ma il suo destro viene murato ancora dalla difesa bianco-blu.
Siamo quasi al 22esimo quando un contropiede ospite viene sprecato in malo modo da Pericolo. Numero 10 riceve un assist di Galdo, imbeccato dal lancio di Marcantoni e mette a lato da ottima posizione. Questa è la prima occasione della seconda frazione di gioco per la Monturanese, che denuncia evidenti problemi in fase di finalizzazione e rifinitura della manovra, spesso figlia di troppa fretta nella fase di costruzione. Al 25esimo, secondo errore di Lap, che questa volta apparecchia un assist magnifico per Samuele Ruggeri, che incredibilmente di sinistro mette a lato una sorta di rigore in movimento. Al 28esimo esce un claudicante Minopoli da Intracaculi con Ionni che diventa capitano, e il nuovo entrato si rende subito protagonista di un assist a Cognini al 30esimo, con l'attaccante che si vede respinta da Squarcia alla conclusione potente, poi Bernabei non inquadra la porta con il sinistro. La legge del calcio non si smentisce, gol sbagliato e gol subito si materializza al 33esimo, calcio d'angolo battuto da Marcantoni, Raffelli tutto solo sul secondo palo, approfitta della distrazione della difesa cremisi e appoggia comodamente in rete. Zaini sostituisce Bernabei con Aquilanti, Senegalesi avanza Pericolo al fianco di Raffelli e sostituisce Galdo con Santoni. Queste le mosse seguenti al gol del pareggio ospite, arrivato proprio grazie a un episodio come il gol del vantaggio del Tolentino. I padroni di casa continuano a spingere alla ricerca dei tre punti, ma mancano di lucidità e sono anche piuttosto stanchi. Spesso provano la via della palla lunga alla ricerca di Cognini, giocando con troppa fretta. Al 39esimo proprio l'ariete Tolentinate prova a fare tutto da solo, controlla, finta e destro potente, palla al lato. La Monturanese ci prova in contropiede con Pericolo e in pieno recupero il numero 10 prova il destro sul palo di Lori, ma il portiere Cremisi blocca in due tempi. Un minuto più tardi lo stesso... la stessa ala sinistra bianco-blu prova il cross ma non trova un compagno libero. Sarebbe stata una punizione troppo pesante per il Tolentino, che non avrebbe meritato di perdere questo incontro perché ha provato fino alla fine a portare a casa i tre punti. Deve ringraziare la voglia di non mollare mai la Monturanese, che esce indenne della vittoria. Siamo con mister Luigi Zaini. La legge del calcio dice gol sbagliato, gol subito. E questa è la fotografia dell'incontro del Tolentino di oggi. Sicuramente sì, se il gol non lo fai prima o poi lo rischi di prendere. Noi credo l'unica azione su palla inattiva loro, ci è scappato Raffaele e ci ha fatto gol. Io temevo lui, tanto è stato, perché è un giocatore che in qualsiasi momento ti può far male. Del resto non posso dire niente, perché questi ragazzi hanno giocato credo un'ottima partita. Abbiamo subito pochissimo, niente, ci siamo mangiati i nostri 2-3 gol. E abbiamo fatto un ottimo primo tempo, un buon secondo tempo, e poi è chiaro che contro la terza miglior difesa del campionato si possa anche far fatica a far gol. Siamo con mister Stefano Senigallesi. Mister, settimo risultato utile consecutivo per la sua squadra. Anche oggi, nonostante il Tolentino fosse in vantaggio e cercasse il raddoppio, non avete mollato, siete rimasti sul pezzo ed è arrivato un punto importante. Il punto è molto importante contro una squadra a mio parere molto forte, di grandi prospettive, che gioca un buon calcio e che ti mette veramente in difficoltà. Il primo tempo hanno fatto qualcosa di più loro, nel secondo siamo cresciuti, abbiamo raggiunto il pareggio meritatamente e comunque dà continuità al nostro lavoro e soprattutto tanta tanta fiducia. Credo che sia stato un test molto molto probante e che ci dà la certezza che possiamo lottare contro chiunque.
Oh, ben ritrovati in studio, le Marche nel pallone, ore 23:15 in punto e siamo ancora in diretta con gli amici della Cingolana, Cristian Pazzi, nonché Gabriele Morganti, allenatore che in questa lunga pausa ci ha fatto una lezione di tattica, soprattutto zemaniana. Ma torniamo alla Cingolana e parliamo dell'allenatore, passiamo da un allenatore all'altro. Avete scelto quest'anno Lorenzo Ciattaglia, un esordiente, un giovane. Quello che mi ha colpito è che nelle sue interviste, nonostante queste interviste avvenissero dopo alcune sconfitte, lui ha sempre creduto nella salvezza della Cingolana. Sì, Lorenzo è una persona bravissima, è un bravo ragazzo, non gli si può, dire nulla. Sì, lui è convinto che ci salviamo perché crede fermamente nel gruppo. Per lui il gruppo c'è, tuttora diciamo è stato rafforzato, però lui ha creduto sempre negli elementi che compongono lo spogliatoio, lui sempre. Gabriele Bonsignore, il calcio è un gioco tecnico, è uno sport, ma è anche fatto di statistica e di matematica, no? Quindi la matematica per ora vi condanna perché avete solamente 5 punti, 5 gol fatti e ben 27 subiti. Però, come diceva Gabriele Morganti, la matematica dice anche che ancora finché c'è vita c'è speranza, quindi avete tutto un girone di ritorno per porre rimedio a questi dati che sono un po' che quagliano poco, insomma. Sì, via, sta classifica è brutta adesso, però il girone di ritorno dobbiamo fare bene per migliorare, ecco, questa classifica, questa voglia di salvarci. Chiudiamo il girone di andata, adesso ci sono queste due partite, cercheremo nei migliori dei modi di fare più punti possibile per poi ripartire il girone di ritorno, ecco. Davide, senti, tu sei siciliano di Trapani, Gabriele Bonsignore invece è siciliano di Messina, quindi se la Cingolana si salverà dovremmo dire anche viva la Sicilia. Ma speriamo che si salvi intanto e poi diciamo viva la Sicilia. Monaldo, a proposito di società, ci hai già spiegato insomma questo ripianamento dei conti da parte della società, però vi siete anche un po' rafforzati dal punto di vista logistico, no? Avete inaugurato gli spogliatoi nell'antistadio, insomma sono magari piccoli tasselli che però danno anche fiducia, no? Alla squadra, ai tifosi un po'. Sì, grazie all'opera dell'amministrazione comunale sono stati inaugurati gli spogliatoi dell'antistadio. Adesso diciamo è tutto completo, mancherebbero delle piccole accortezze per poter diciamo, rendere omologati gli spogliatoi, però diciamo, a tutti gli effetti sono utilizzabili per gli allenamenti per adesso. E comunque sì, è un'opera che adesso con il sintetico sono degli impianti completi, non manca di nulla, sperando che dia sempre più forza e voglia a gente dei Cingoli di entrare in società e portare avanti questi discorsi, perché ormai sono 9-10 anni che andiamo avanti e la verità è un po' dura. Senti, tu hai detto gente di Cingoli, ti chiedo, e se fosse qualcuno al di fuori? Sarebbe accolto comunque positivamente? Ma senza dubbio ben venga, qui servono prima di tutto mani concrete, persone fisiche. Poi, diciamolo chiaramente, servono soldi, no? Ma siamo anche pochi a livello dirigenziale, perciò servono sia persone fisiche che, certo, se portano qualcosa ben venga, perché nessuno dice no, anzi. Andiamo avanti con i nostri servizi di eccellenza, cioè Grottammare Urbania. Lo sport, la nostra passione. Area Sport Service ti offre soluzioni complete ed assistenza per ogni tipo di realizzazione sportiva, indoor e all'aperto, comprese recinzioni, impianti di illuminazione, attrezzature, coperture e arredi, messa in opera e manutenzione. Qualunque sia la domanda, Area Sport Service è la risposta. Area Sport Service, partner a 360 gradi. Area Sport Service, ad ognuno il suo campo. C'è
Ceolin di Treviso, assistito da Michela Pietracci e Principi, ha diretto in modo egregio una gara che il Grottamare ha vinto con pieno merito, dimostrando di attraversare un buon momento, mentre l'Urbania, sconfitta con il classico punteggio all'inglese 2-0, ha lasciato il Pirani convinta di aver fatto bene e che avrebbe meritato decisamente di più, come sottolinea il tecnico dei Durantini Antonio Cervellera. È un risultato oltremodo largo per quello che si è visto in campo, per il volume di gioco che abbiamo sviluppato. Non penso di rincorrere a grandi smentite se penso che nell'arco di tutti i 90 minuti forse qualcosina in più la potevamo meritare. Ecco, è stata una partita comunque che dopo il gol di Rosa la sua squadra ha provato a risalire, soprattutto trascinata da giocatori esperti come Luca Braccioni. Sì, sì, sappiamo l'importanza che rivestono questi giocatori per noi, considerando la giovane età complessiva. Anche oggi no, giochiamo con 4-5 fuori quota rispetto alle altre squadre che ne mettono due e soltanto due. Quindi sono dei giocatori importanti e stanno facendo il massimo per poter tenere viva questa squadra, questa situazione e far crescere i ragazzi che ci stanno attorno. Quindi non guarda la classifica ma guarda avanti. Decisamente, bisogna far così. Grottamare in campo con la novità Biancucci sin dal primo minuto, mentre strada facendo ecco Troli, ex maceratese, padroni di casa caricati al punto giusto e decisi ad allungare la serie positiva. Urbania smaniosa di risalire la china di una classifica decisamente brutta. I Durantini occupano il penultimo posto in classifica. La partita al nono, Ludovisi dalla sinistra prova l'affondo ma la conclusione non fa paura. Undicesimo e pronta la replica dell'Urbania con Pagliardini, intercettato da Adamoli sul vertice sinistro dell'area di rigore del Grottamare che lo frena al momento del tiro. Nardini, tredicesimo, cross da sinistra, palla nel cuore dell'area di rigore dell'Urbania. Rosa non riesce ad intervenire come vorrebbe, occasione mancata. Diciottesimo, Grottamare costruisce sull'asse Biancucci-Ludovisi, immediata la conclusione del giocatore bianco-celeste, pallone facile preda del portiere Celato. In vantaggio il Grottamare al ventesimo, la firma del bomber Rosa. Potrebbe raddoppiare lo stesso Rosa al ventiquattresimo, da destra calcia mandando il pallone sull'esterno della rete alla sinistra del portiere Celato. Luca Braccioni, 26, calcio di punizione dalla tre quarti destra, respinge la difesa di casa, ripartenza per Gaibo ma il giocatore di colore si perde tra le maglie della difesa dell'Urbania. Rossi da destra, 28esimo, affonda, cross Adamoli, evita l'intervento di Monsif. Riprova a farsi avanti l'Urbania al 43esimo con Luca Braccioni, la difesa biancoceleste diventa un muro nei suoi confronti. 45esimo esce Adamoli infortunato, lo sostituisce il neo acquisto Troli. In avvio di ripresa quarto, Carpinetti innesca Braccioni, il quale mette in area di rigore un buon pallone, la difesa di casa chiude con grande abilità. Al sesto, sportellate davvero tra Rossi e Nardini sulla corsia di sinistra all'altezza della panca biancoceleste. Il giocatore dell'Urbania si becca il giallo. Undicesimo, toccato duro, Luca Braccioni resta a terra, Urbania in 10 per qualche minuto. Urbania che non demorde, 18esimo, punizione dalla tre quarti destra, calcia Carpinetti, uno dei migliori in campo. Grande traffico in area, Di Nardo mette la sfera in calcio d'angolo. Braccioni, 20esimo, dalla bandierina di destra calcia, pallone che va a incocciare la traversa, il Grottamare si salva, spinge l'Urbania, assist pennellata di Luca Braccioni, 21esimo per Pagliardini che fa gridare al gol, Di Nardo mette la sfera in calcio d'angolo, è il momento migliore dei ragazzi di Cervellera. Ci crede anche Luca Braccioni. Fino adesso non ci ha mai messo sotto nessuno, solo che purtroppo nel calcio decidono gli episodi, molti ne abbiamo contro, e però dobbiamo cercare di portarli dalla nostra parte. Ci credete ancora? Sì, sì, certamente, ancora il campionato è lungo e non ci abbattiamo e ogni partita la giocheremo come una finale. Ludovisi impegna severamente 26esimo Celato che respinge la sfera, Gaibo potrebbe intervenire di nuovo per ribattere a rete ma la difesa ospite gli nega la conclusione. Ludovisi ancora, sempre lui, fa gridare al gol al 29esimo, il portiere Celato dice no. 32esimo, prova Pierini, gran diagonale dal limite, pallone sul fondo.
Resta in 10 al 35esimo l'Urbania, doppio giallo per Pierini. Al 49esimo Gaibo chiude la partita firmando la rete del 2-0 in favore del Grottamare, la contenuta soddisfazione di mister De Amicis. Ho chiesto ai ragazzi oggi di tirarci fuori nel girone di andata per poi ricominciare un altro campionato. Questa è una squadra che merita sicuramente posizioni diverse. Io ripeto, il rammarico è più per i ragazzi che per quanto riguarda me, perché veramente non posso rimproverare nulla sotto l'aspetto dell'impegno e anche del gioco. Dicevamo prima, microfoni spenti, paradossalmente si raccoglie più in queste ultime gare dove sicuramente stiamo producendo meno, dato anche il fattore del campo, che non nelle prime 10 giornate, quando secondo me avremmo meritato molti più punti di quelli che avevamo. In classifica ha 17 punti, 10 di distacco dalla seconda, la Biagio Nazaro, che ne ha 27, e 20 dalla prima, che è il Matelica, che ne ha ben 37 di punti. Allora, Davide Testa, il tuo collega Luca Braccioni nell'intervista ha detto che giocheranno ogni partita come fosse una finale. Loro sono penultimi in graduatoria adesso, quindi tanto più lo dovrete fare voi che siete ultimi. Normale, noi a partire da domenica già dobbiamo andare a fare il risultato a Fossombrone. Poi chiudiamo il campionato con Pagliari, che oggi è stata rinviata, e poi abbiamo tutto il girone di ritorno per lottare di uscire fuori di questa situazione. Senti Bonaldo, già avete fatto abbastanza in fase di calcio mercato, ma secondo me qualcos'altro arriverà a Cingoli, cosa dici? Ma questo bisogna vedere se capiterà l'occasione e se ci sarà veramente bisogno. Adesso dobbiamo valutare un po' qualcosa all'interno della squadra e poi... Però le porte sono semiaperte. Sì, sì, quello sempre, perché come lo eravamo prima, siamo anche adesso. Mister Morganti, parliamo un po' di te, della tua carriera professionale. Attualmente alleni il Marotta, tra l'altro oggi reduce dal successo sulla Belvederese. Hai però un curriculum d'eccezione, insomma, hai calcato tanti campionati importanti dalla Serie C, insomma... Senti un po' nostalgia di questi campionati? Un po' sì, però vedendo la Serie C di questi tempi mi rendo conto che il livello si è talmente abbassato che c'ho meno rammarico. Ecco. Io ho fatto una scelta l'anno scorso, mi trovo molto bene, lo ripeto, dove ho iniziato a allenare 18-19 anni fa. Vorrei far crescere un po' questa società e questa squadra, e poi non è detto che più avanti può darsi mi ritorni la voglia di provare a ribattagliare in categorie più importanti, però per il momento mi trovo molto bene e sono contento di questo. Senti, con l'occhio un po' anche lungo del professionista, in queste categorie che stai frequentando, che comunque osservi, ti è capitato o ti capita, insomma, di tenere d'occhio dei giovani promettenti? Sì, devo dirti che la promozione è una categoria un po' così, cioè anche le squadre di Serie C che potrebbero dare dei giocatori, chiaramente è giusto, erano più in Serie D o in Eccellenza. Però secondo me ci sono dei ragazzi, e ne ho visti anche l'anno scorso, proprio ad esempio più a Matelica, che adesso mi sfugge il nome, un 95 dell'anno scorso, che poi sta giocando anche quest'anno molto bene. Però ci sono. Chiaramente... Tra l'altro ho citato il Matelica, penso Daniele Api, che ha giocato insomma nello Stravetra, e poi adesso insomma con il Matelica sta facendo davvero benissimo. Sì, è vero, ma Api è un centravanti di quelli che ha fatto gol, lo fa e lo farà per sempre. Quindi sì, bisogna anche... Io direi come che qualcuno... Come Bonsignore. Come tipo Bonsignore, certo. Bonsignore, poi soprattutto a Cingoli, credo che abbia fatto sempre molto molto bene. Quindi io auguro loro di risollevarsi. E mi fa piacere che lui con i gol suoi e anche di testa, chiaramente. E noi auguriamo a te naturalmente tanti in bocca al lupo. Grazie. Apriamo adesso la nostra pagina dedicata al campionato di promozione. La partita della settimana è Monteluponese Sirolo Numana. Vediamo. La gara della settimana del campionato di promozione è offerta da Impegno e Passione e va in gol con Monini Clemente.
Monini Clemente a Piane di Falerone ha tutti i numeri per essere vicino a un campione, con le marche dei record mondiali nelle calzature, abbigliamento, palloni, accessori. Vincendo la sfida nel calcio e calcetto, Monini Clemente, la tradizione della calzatura classica e alla moda o di tendenza, delle marche più prestigiose per uomo, donna e bambino. Monini Clemente, Piane di Falerone. Campioni, si nasce. Camilletti gol, Sirolo Numana sogna. Dopo 14 giornate di campionato, la squadra guidata da Marco Michettoni sul campo e dietro la scrivania dal presidente Gianfilippo Simoni guida la classifica contro ogni pronostico della vigilia. Il campionato di promozione, girone B, ha davvero una regina. Imprevisto davvero, presidente, oppure tutto preventivato? Onestamente parlando, preventivato no, devo essere sincero. È chiaro che quest'anno rispetto allo scorso anno abbiamo una rosa più ampia, insomma, abbiamo a disposizione più giocatori. Penso che il nostro staff tecnico, la società e tutti i giocatori stanno dando il meglio. E non dico che ci troviamo qui per caso, insomma, penso che ci siano anche dei meriti per queste cose, perché non ti regala niente nessuno. Stiamo vivendo un sogno e speriamo di rimanere lì, insomma, il più possibile. Noi comunque il primo obiettivo era una salvezza tranquilla. Adesso ti trovi lì, te le giochi partita su partita, insomma. Nessuno aveva speso l'estate scorsa una parola sulle velleità di classifica di Menghi e compagni, che anche alla comunale di Montelupone hanno dimostrato di possedere grinta, carattere e voglia di battersi. Un piccolo gioiello costruito da mister Michettoni, che tanto bene aveva fatto a Santa Maria Parente la stagione scorsa e che si sta ripetendo sulla panca del Sirolo. Il Montelupone gelato da una sconfitta che non meritava per quello che ha fatto vedere sino al gol di Camilletti. La dea bendata ha girato sicuramente le spalle alla squadra di mister Papa, uscito dal campo alla mezz'ora del secondo tempo per uno strappo inguinale. Un guaio che non ci sarebbe voluto, visto che con il mister in campo di smagliature nella retroguardia dei padroni di casa se ne sono viste poche. Una sconfitta che pesa in chiave salvezza. Pronti via su di un campo al limite della praticabilità. Già al sesto ci prova Storani, la replica è di Ciabattoni subito dopo. Partita che offre buoni spunti ma poche le conclusioni pericolose. Per una ventina di minuti le due squadre si sono affrontate senza risparmio di energia, ma di occasioni da gol non se ne sono viste. Si deve arrivare al 40° quando Storani subisce fallo un paio di metri fuori dall'area di rigore, in posizione quasi centrale, calcia la punizione dal limite Domizzi, pallone facile preda per Menghi. Nella ripresa il tema non cambia, le due squadre si attaccano ma occasioni vere se ne contano pochissime. Padroni di casa che ci provano senza fortuna a più riprese, al nono e al 17° con Tommaso Trubiani. Cresce la pressione del Montelupone, pronta a replicare il Sirolo Numana. Resta in 10 la formazione ospite al 22° della ripresa. Rosso diretto per Luca Nero. Al 27° ci prova Serrani, ma la conclusione non fa paura a nessuno. Continua a spingere forte il Montelupone, Sirolo non si scompone e dal 39° va a segno con Camilletti sugli sviluppi di un calcio di punizione. Un gol che mette le ali al Sirolo Numana in odor di primato. Montelupone prova a risollevarsi, Mangiaterra 43° non riesce nell'intento. Due minuti dopo, 45° vola sulla corsia di sinistra, stringe il bravo Procaccini, ma Menghi gli nega il gol. Siamo stati bravi a fare quello che sappiamo fare senza mai strafare. Ci troviamo qua adesso, fino a che siamo in vetta, ci divertiamo e ce la giochiamo con grande tranquillità, pur sapendo che ci sono squadre molto più attrezzate di noi per la vittoria finale. Ivan Menghi è un portiere, una carriera alle spalle e soprattutto un'occasione per ritrovare il vertice. Sì, sai, la carriera di un giocatore ha degli alti e bassi. E io dopo tanti anni di prima categoria mi sono ritrovato in promozione, mi alleno bene con il mio preparatore dei portieri, con Moreno Polenti,
e poi penso che alla domenica i risultati si vedano e penso di dare un buon contributo alla squadra per fare punti e per essere lì davanti. La partita dopo 3 minuti di recupero si conclude con la gioia del Sirolo Numana e la delusione del Montelupone che il tecnico Nikita Papa non nasconde. C'è stato un attimo di declino anche con le squalifiche di Ramaccini, che per noi è importante quando abbiamo due giocatori esperti come Ramaccini e Domizzi. Uno dei due ci viene a mancare, molto più importante Ramaccini lì dietro. Domenica scorsa ho mancato anch'io, quindi le paghiamo queste cose, però ci alleniamo sempre al massimo, diamo tutto e entriamo in campo per ogni volta per cercare a portare a casa i punti nostri. E dunque dicevamo dei tantissimi rinvii in prima e seconda categoria, vediamo rapidamente i tabellini. Nella prima categoria Girone A si è giocato soltanto a Marzocca con la vittoria dei padroni di casa sul Villa San Martino per 2-1. In classifica quindi il Marzocca sale al terzo posto a 25 punti, prima la Pergolese 33, a seguire il Montecalvo con 30 punti. Nel girone B 3 le partite giocate, Dorica Torrette Marina 3-2, Le Torri Arcevia Caver 0-0 e Osimana Barbara 2-1. In classifica Marina 34, Dorica Torrette 32 punti, a seguire Osimana 25 punti, in coda Fabriano e Sassoferrato Genga 11, Filottranese 10, Le Torri 8 punti. Nel girone C, queste le gare giocate, Caldarola Montefano 1-1, Cloentina Chiesanuova 0-2, Il Viarecina Camerino 0-2, Monte San Giusto Lorese 1-0, Serralta Santa Maria Parente 0-2, Torrese Vigor Sant'Epidio 5-1, Chiesanuova in testa con 28 punti davanti a Camerino e Fiuminata che hanno 24 punti, Montefano 22. In coda Torrese, Cloentina e Serralta 13, Appignanese 12, Monteminone e Pollenza 11, Vigor Sant'Epidio 6. Solo la gara di Carassai è stata rinviata nel girone D, le gare disputate, Avis Ripa Transone Cento Prandonese 1-1, Mandola Montalto 0-2, Atletico Azzurra Colli Monsampolo 2-1, Grotteso Fida 2-1, GRVS Ascoli Montottone 2-0, Monsampietro Ciabino 2-2, Porto d'Ascoli Comunanza 2-0, Porto d'Ascoli 36, Montottone 32, Comunanza 25, Ciabino 22, in coda Monsampietro e Offida 17, Montalto Amandola 15, Grottese Carassai 11, Monsampolo 3 punti. Anche il campionato di seconda categoria è stato compromesso dai numerosi rinvii. Nel girone A si sono disputate Borgo Pace Casinina 0-0, Cantiana Quaragna 0-0 e Apecchio Frontonese 1-2. Nel girone B, anche in questo caso tanti i rinvii, si sono giocate invece oggi Muraglia Atletico Tavuglia finita 3-2, è stata rinviata Maior Tavernelle che si sarebbe dovuta disputare oggi. Nel girone C l'unica partita in programma oggi è stata rinviata ed era San Costanzo Chiaravalle. Nel girone D invece tutto il quadro si è completato ieri, soltanto 3 le partite disputate, Castelbellino Albacina 2-2, Fabiani Matelli Carginiano 2-1, Leonessa Ancondorica 2-3. Andiamo al girone E, qui invece tutte le partite si sono giocate ieri, l'Osimo Stazione ha frenato la corsa del Monte Cosaro allungando la sua serie positiva. Ne ha approfittato, come vedete, il Villa Musone che con un gol di Agostinelli si è riportata a sole 2 lunghezze dalla capolista. 5-0 della Vigor Castelfidardo al CSI Recanati con una tripletta di Scarponi. Andiamo al girone F, oggi rinviata Urbis Salvienze Telusiano, la leader Monturano fermata dal maltempo al campo di San Claudio, gara sospesa al 40° del primo tempo. Oggi Futura 96 batte Francavilla 2-1, belle vittorie anche per Robur Macerata, Amatori Corridonia, Muccia Firmum e Giovani Tolentino. Andiamo al girone G, rinviato oggi Rappagnano, Monte Rubbianese, cambio al vertice. In questo girone l'Agraria Club è stata bloccata sul nulla di fatto in casa dalla Matenana e ne ha approfittato l'Altidona che ha vinto 5-2 sul campo del Mariner. Mezzo passo falso anche della terza forza del torneo, la New Generation 1-1 a Grotta a Mare contro il Molo Sud. Nel girone H, rinviata Rocca Fluvione Maltignanese, hanno vinto tutte le grandi, la capolista Ponte d'Arli 3-0 sull'Appignano, fatica il Piani di Morro 2-1 alla Procalcio, mentre una rete di Rosi ha regalato la vittoria al Castignano sull'Ostica Spinetolese. E concludiamo con il Rischia Niente, Giulia, con l'aggiornamento ovviamente della classifica intanto. Dopo 14 giornate, sempre in testa, Viva Zapata con 46 punti, segue Lorenzo Maccioni con 45, 44 punti per Urano 2008 e la Poradonia.
Bene, vediamo le partite di domenica prossima, siamo giunti alla 14ª giornata del nostro concorso, avremo Jesina Maceratese, Recanatese Vispesaro, Pagliare Matelica, Porto Recanati Montegiorgio, Marino Simana, Agugliano Polverigi, Fabiani Matelica e Sarnano Elfa Tolentino. Per giocare basta mandare un'email all'indirizzo sport@tvrs.it. Domani sul nostro sito la classifica completa. È tutto, ringraziamo chiaramente i nostri ospiti, Cristian Pazzi, attaccante della San Benedettese. Grazie Cristian per essere intervenuto, poi i nostri amici della Cingolana con Monaldo Mazzieri, Davide Testa e Gabriele Bonsignore. Grazie, in bocca al lupo per la vostra stagione e in bocca al lupo anche ovviamente al nostro amico Gabriele Morganti. Ciao Gabriele, grazie per essere intervenuto. Da parte nostra, da parte mia, di Giuliano Gubinelli e di Giulia Mancinelli, l'appuntamento è a domenica prossima, come sempre in diretta a partire dalle ore 21. Arrivederci a tutti. Calcio giovanile, partiamo dal campionato nazionale juniores girone H, 13ª giornata, questi i risultati: a Miternina Civitanovese 4-1, Isernia Termoli 4-2, Jesina San Benedettese rinviata per impraticabilità del campo, Olimpia Agnonese Maceratese 1-2, Recanatese Vispesaro 5-1, Renato Curi Angolana Ancona 1-3, San Nicolò Celano 1-0, questa è la nuova classifica. Ancona punti 30, Amiternina 26, Recanatese e Jesina 24, Maceratese e Celano 23, Civitanovese 17, Renato Curi Angolana e Vispesaro 16, San Benedettese Olimpia Agnonese 14, San Nicolò 11, Isernia 10, Termoli chiude la classifica con 9 punti. Campionati nazionali, allievi e giovanissimi. Per quanto riguarda gli allievi professionisti, nel girone C questi i risultati: Bari Catania 3-3, Palermo Roma 2-1, Crotone Lanciano 4-0, Lazio Juve Stabia 5-1, Vicenza Pescara 1-1, Regina Napoli 0-1, Ternana Ascoli 1-0, questa è la nuova classifica. Roma 34 punti, Lazio 32, Catania 22, Pescara e Vicenza 21, Napoli 20, Palermo 19, Ternana 18, Ascoli 16, Regina 13, Bari 12, Crotone 11, Juve Stabia 10, Virtus Lanciano 4. Hanno riposato invece i campionati regionali, in particolare la categoria juniores, se ne riparlerà il 5 gennaio prossimo. Martoriata dalla neve, la penultima giornata dei campionati provinciali, diverse le partite che sono state rinviate. Con il presidente del Grottammare Luigi Furnari, uno sguardo sul settore giovanile bianco-celeste. Noi quest'anno abbiamo aumentato ulteriormente tutto il settore giovanile, quindi partendo dalla juniores e andando ai primo calcio, quasi 300 unità. Un gruppo molto importante, anche se quest'anno purtroppo, visto che stiamo con i lavori in corso, quindi abbiamo difficoltà per le strutture, perché mandiamo i nostri ragazzi, grazie anche alle vicinanze delle altre società, un po' sparsi tra Masignano, San Benedetto, e qualcosa stiamo cercando di fare qui. Il nostro fiore all'occhiello, perché sia dalla juniors che gli allievi che i giovanissimi si stanno comportando benissimo, non solo dal punto di vista prettamente del risultato, ma anche della crescita, perché giochiamo in ogni categoria con 2 anni in meno, se non 3 in qualche categoria, e questo ci dà soddisfazione. Ecco, la prima parte della stagione vi ha visto impegnati praticamente con la juniores, ma anche con allievi e giovanissimi, quindi si può parlare già delle prime soddisfazioni in corso. Sia in prima squadra ci abbiamo 5-6 presenze di ragazzi che giocano, non che esordiscono in... che vengono dal nostro settore giovanile. La juniors quindi un fiore all'occhiello, perché abbiamo visto che comunque stiamo a ridosso delle prime 3, gli allievi stanno crescendo, i giovanissimi oggi hanno avuto anche una vittoria rotonda se vogliamo guardare i risultati, ma è un gruppo che ha 2 anni in meno, quindi vuol dire che stiamo lavorando benissimo lì. Una scuola calcio che siamo ormai al capolinea, nel senso con la certificazione della scuola calcio, è stato un percorso duro e arduo, ma che ci sta dando grandi soddisfazioni, perché sia Vecchiola che Massimiliano Manni stanno lavorando come 2 veri professionisti.